Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ringraziamo il Signore per stasera, per quest'altra occasione di grazia che ci dà, che lo Spirito Santo ci possa far allargare il cuore, ci possa far aprire le orecchie del cuore, perché tutti questi momenti così belli, così forti, così pieni di Dio restino, e ogni qualvolta che ascoltiamo, celebriamo la Santa Messa, davvero possiamo godere della bellezza di quello che stiamo celebrando. Amen. Voglio iniziare aprendo una parentesi rispetto al discorso che stiamo facendo, provocato da una domanda che venne fatta la volta scorsa sul problema della partecipazione alla celebrazione eucaristica. E vi ricordate, vi accennai di una frase dei martiri di Abitene. Sono andato un po' a prendere i riferimenti a questo martirio e al racconto che viene fatto di questo martirio. Non è lunghissimo, però non lo leggo tutto, sarebbe interessante, però su internet lo si trova. Però voglio leggere solo qualche passaggio, perché loro poi dicono quella frase così bella: senza la domenica non possiamo vivere. Ora però, già vi accennavo la volta scorsa, in latino non dicono senza la domenica, dicono senza, volendo tradurre, il domenico, perché dicono sine dominicus, quindi non è semplicemente la domenica, come dire il giorno della domenica, ma ciò che vuole significare il giorno della domenica. Noi quando parliamo della domenica partiamo da questo dato: la domenica è la Pasqua settimanale, quindi non è semplicemente l'ora in cui vado a messa, non è quella la domenica, perché quella è l'ora della messa e quindi sto a posto. Non è neanche semplicemente il giorno in cui facciamo la comunione. La domenica è il giorno del Signore. Avevo portato anche un canto da farvi ascoltare proprio sul giorno del Signore, però lasciamolo stare per adesso questo canto. E allora è il giorno in cui ricordiamo la creazione del mondo, si ricorda il primo giorno, vi ricordate? E fu sera e poi mattina, primo giorno. È il giorno in cui ricordiamo che cosa per noi? La risurrezione di Gesù. Quindi la vittoria sul male, sul peccato e sulla morte, quindi la vita nuova che ci viene donata. Ricordiamo che cosa? I discepoli che si ritrovano insieme formano la comunità, quindi è il giorno della comunità dove facciamo questa esperienza. È il giorno in cui come discepoli diemmo, se il Signore si affianca a noi, spezza il pane e dà il senso alla nostra vita e noi lo riconosciamo. Quindi non è semplicemente la domenica. È anche il giorno in cui viviamo la carità, la domenica. È il giorno in cui riprendiamo forza. È il giorno in cui sperimentiamo anche la bellezza della famiglia. Quindi non è il giorno, il fine settimana, noi diciamo. È sbagliato, perché vedete, la domenica non è il fine settimana. La domenica inizia la settimana. Invece noi contiamo venerdì, sabato, il weekend. Non è così. Per noi la domenica è il giorno che dà senso a tutta la settimana. Non la finisce, ma la inizia. La settimana. Quindi vi leggo un attimo questa parte degli atti del martirio di questi 49 martiri di Abitene. Abitene era, oggi è edificata nella Tunisia, quindi la zona della Tunisia, quindi siamo nell'Africa settentrionale. Fatto poi, e siamo intorno al 304-305. Si stava vivendo un po' in quel periodo un poco di pace, vivono, non ancora c'è stato l'editto di Costantino, quindi la religione cattolica non è ancora la religione di Stato, c'era una tranquilla pace. Poi arriva Diocleziano come imperatore, le cose non vanno più bene, e quando le cose non andavano bene incolpavano sempre i cristiani. Quindi la cosa andava bene per colpa dei cristiani, perché qui addirittura mentre stavano preparando una cosa vengono accusati i cristiani, perché davanti a quell'evento pagano i cristiani, loro dicevano, si erano fatti il segno di croce. Quindi questo segno di croce era stato un malaugurio per questa festa pagana che loro stavano facendo, e quindi incolpano i cristiani. Allora viene mandato un editto per cui viene detto che devono consegnare i libri sacri, devono essere bruciati, non devono più radunarsi insieme tra di loro i cristiani e non devono celebrare il culto. Però, come sempre, i cristiani di ieri, ma anche quelli di oggi, stiamo ascoltando i nuovi martiri, soprattutto però
in quelle cosiddette terre di missione, perché noi forse ce ne freghiamo un poco, continuano a radunarsi, anche a costo di poter poi morire. Lo sappiamo, in quanto in chiesa all'improvviso vanno per partecipare alla celebrazione, poi scoppia la bomba e molti muoiono sotto quelle bombe. Questo deve provocarci, a noi che possiamo scegliere a che messa vogliamo andare, possiamo scegliere in quale chiesa vogliamo andare, possiamo scegliere quale prete andare ad ascoltare. Questo è più simpatico, quello un poco meno simpatico, quindi vado a questa messa qui, questa è più breve, quello un poco più così. E questi che muoiono, partono, fanno chilometri per ascoltare, partecipare alla celebrazione veramente ci deve provocare poi profondamente. Allora questi martiri vengono poi presi, vengono catturati e quindi ascoltiamo in questo processo. Fatto poi venire avanti emerito, il proconsole gli chiese: nella tua casa non c'erano le chiese, si radunavano nelle case, e quando si trovavano in questa casa, la casa si chiamava Domus Ecclesiae, la casa dove si riuniva la chiesa. Quindi la chiesa, prima di indicare l'edificio, indicava coloro che si radunavano insieme, i cristiani, i credenti. Quindi i credenti sono la chiesa. Poi questo termine chiesa è passato a identificare l'edificio chiesa. Quindi noi potremmo dire la chiesa con la C minuscola è l'edificio, con la C maiuscola è la comunità. Quindi allora chi teneva la casa un poco più grande la metteva a disposizione, e quindi in quella casa di qualcuno casomai più facoltoso, che teneva la casa un poco più grande, lì poi si radunavano i fratelli. Allora dice il proconsole a Emerito, il proprietario di questa casa: nella tua casa si sono tenute le assemblee contro l'editto degli imperatori, quindi la celebrazione sta parlando. Emerito, inondato di Spirito Santo, gli rispose: nella mia casa abbiamo celebrato la Pasqua domenicale. Abbiamo celebrato la domenica. Quello replicò: perché davi il permesso di entrare da te? Rispose Emerito: poiché sono miei fratelli e non potevo proibirglielo. Fratelli, non fratelli di sangue, fratelli di fede. Replicò: ma proibirglielo sarebbe stato tuo dovere. Ma Emerito disse: non potevo, perché senza la Pasqua domenicale noi non possiamo vivere. Senza la Pasqua domenicale noi non possiamo vivere. È fortissimo. E già ve lo dissi, lo dico a voi ma lo dico a me. Se domenica, per un motivo qualsiasi, io non posso partecipare all'assemblea, avverto che mi manca qualcosa. Oppure poi mi trovo di, vabbè, non è successo niente di particolare o di così gravoso. Quindi veramente, dicevo la volta scorsa, io la domenica dico buongiorno, dico buona domenica. Qualifica la partecipazione alla celebrazione, all'Eucaristia, alla comunione, qualifica poi la mia giornata e la mia settimana, oppure come suol dire, è una comunione di devozione. Ricordate le domande che ci facevano: perché partecipo all'Eucaristia? Perché si è sempre fatto così? Perché è domenica? Perché così mi hanno insegnato per precetto? E dicemmo che si verrebbe a ben poco se è per questo. E quindi lui dice: perché senza la domenica noi non possiamo vivere. Il proconsole subito ordina che anche lui sia disteso sul cavalletto e una volta disteso sia torturato. Il cavalletto era uno strumento di supplizio, quindi era una cosa alta dove veniva disteso la persona che poi diventa martire, e lì viene poi subisce il supplizio, la tortura. Mentre pativa tremendi colpi da parte di nuovi carnefici che intanto si erano dati il cambio, disse Emerito: ti prego Cristo, soccorrimi. E voi infelici state agendo contro il comandamento di Dio. Il proconsolo lo interruppe: non avresti dovuto accoglierli in casa? Rispose: non potevo far altro se non accoglierli, perché sono miei fratelli. Vedete, quello dice: tu non devi accoglierli, e dice: me ne potevo fare altro perché sono miei fratelli. Avrebbe potuto dire: io non li ho accolti, sono intromessi loro, quindi io non li ho accolti. Avrebbe potuto salvare la vita, però avrebbe mentito.
perché sono miei fratelli, è proconsole, ma Dio che... Ma prima veniva l'editto degli imperatori e dei cesari. E il pissimo martire emerito disse: prima viene Dio che è più grande, poi gli imperatori. Ti prego, Cristo, ti rendo lode, Cristo Signore, dammi la forza di patire. Mentre così pregava, intervenne il proconsole: hai qualche libro delle scritture nella tua casa? Gli rispose: le ho, ma nel mio cuore. Perché anche l'editto prevedeva, non riunissi in assemblea e i libri sacri dovevano essere bruciati. Tenete presente che allora, siamo nel 304, non c'erano le tipografie come sono oggi. Quindi i libri sacri venivano scritti a mano e quindi era un lavoraccio. Ecco perché li custodivano gelosamente. E qui gli dicono: tu hai anche dei libri sacri? E lui risponde: sì, li tengo, ma nel mio cuore. E il proconsole: ma nella tua casa li hai o non li hai? Il martire rispose: nel mio cuore li ho. Ti prego, Cristo, a te la lode, libera mio Cristo, patisco per il tuo nome, per poco patisco, con gioia patisco, Cristo Signore, che io non sia confuso. O martire, che adesso c'è un commento, che ricordando le parole dell'Apostolo, la legge del Signore la tiene scritta non con inchiostro ma con lo spirito di Dio vivo, non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne nel suo cuore. E poi c'è un altro passaggio che voglio leggervi, di un altro martire che viene sempre interrogato e gli dice così: sempre il proconsole gli chiede a questi altri martiri: spero che voi facciate la scelta che vi permette di continuare a vivere, cioè quella di osservare gli editti. Ma i confessori del Signore, invitti martiri di Cristo, quasi a una sola voce dissero: siamo cristiani, non possiamo osservare altra legge se non quella santa del Signore fino all'effusione del sangue. Colpito da queste parole, l'avversario, il proconsole, diceva a Felice: non ti chiedo se tu sei cristiano, ma se hai partecipato all'assemblea o se hai qualche libro della scrittura. O stolta e ridicola richiesta del giudice, gli ha detto: non dire se sei cristiano, e poi ha aggiunto: dimmi se invece hai partecipato all'assemblea. Come se un cristiano possa esistere senza la messa domenicale. O la Pasqua domenicale, la messa domenicale, si possa celebrare senza che ci sia un cristiano. Non lo sai, Satana, il proconsole, che è la Pasqua domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare la Pasqua domenicale? Quando senti dire cristiano, sappi che vi è una comunità che celebra il Signore, e quando senti dire comunità, sappi che lì c'è il cristiano. Poi continuo, però lasciamo stare. Martiri nel 302. Abbiamo un'altra storia di martiri nell'Antico Testamento, che li troviamo nel libro dei Maccabei. Non so se avete mai ascoltato questo libro. Lo leggiamo soprattutto nell'ultimo tempo dell'anno liturgico. Infatti lo leggeremo durante le ultime settimane, tra due settimane, durante però la messa feriale. E troviamo, durante questo libro dei Maccabei, che c'è una storia particolare. A un certo punto viene arrestato un anziano, e siccome era tenuto in alta considerazione anche dai pagani quest'anziano, viene detto una cosa: dice, facciamo una cosa, tu fingi di convertirti, sacrifica per finzione davanti agli idoli pagani, così davanti all'imperatore noi facciamo vedere che tu hai sacrificato per una finzione, così avrai salva la vita. E lui risponde così: e lui rispose: non è affatto degno, era un anziano, della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni il Lazzaro sia passato allo sanze straniere, a loro volta, per colpa mia, della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Ripeto,
non è affatto degno alle nostre età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni l'azzardo sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa mia e della mia finzione, per una piccolissima e brevissima esistenza, si perdono per causa mia. Poi, sempre in questo libro, succede un episodio particolare, che c'è una mamma che tiene 7 figli. La mamma con i 7 figli moriranno tutti quanti martiri. A un certo punto, sempre i pagani, vicino a questa mamma, dicono: donna scelerata, tu non ti preoccupi dei tuoi figli. Allora, tu non vuoi pensare a te stessa, però almeno salva la vita dei tuoi figli, di che i tuoi figli si possano convertire. E le risponde: non so, parlando ai figli, non so come siete apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato il respiro e la vita, né io vi ho dato forma alle membre di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. Così poi arriveranno tutti i figli, moriranno martiri. Quando arriva l'ultimo, dice: almeno l'ultimo ti faccia compassione. E l'ultimo, prontamente, anche lui si offrirà martire per amore della legge. Capitolo 7 di Maccabeo, quello di prima, capitolo 6. Io non so voi, io mi sento molto provocato. Vedete, io lo dico spesso a me stesso: se non ci fosse una comunità, io celebro la messa dalle monache di clausura alle 7:30 del mattino, allora mi dico, se non ci fossero le monache, io mi sveglierei prima per andare a dire la messa. Vado a celebrare perché spinto dalle monache che stanno aspettando, o perché avverto quella partecipazione a quell'una, a quel mistero? Perché qui cambia tutto, come dicevo prima. Come pure il fatto, uno dice: io vado a messa, ma vado a messa per mettere a posto la coscienza, o vado a messa perché quell'essere atteso dal Signore, invitato da Lui, convocato, vi ricordate tutto quello che poi dicemmo nei primissimi incontri? Bene, abbiamo iniziato questo cammino, adesso cerchiamo di riprendere questo cammino. Vi ho rimesso qui, se vi ricordate, l'abbiamo già letto, quindi non ci ritorno sopra, però ho evidenziato quelle parole, quei verbi che sono importanti. Quando il Signore, mentre Mosè porta il gregge sopra lì a pascolare, oltre, lo leggiamo sopra, condusse il bestiame oltre il deserto. Questo andare oltre, che è importante non solo a livello fisico, ma anche poi a livello spirituale, dobbiamo sempre poi andare oltre. E all'improvviso poi il Signore parla a Mosè dal roveto e gli dice: io ho osservato, il Signore sta parlando, qui il versetto 7, io ho osservato la misericordia, io ho udito il suo grido, io conosco le sue sofferenze, io sono sceso per liberarlo e io lo faccio salire. È bello, lui scende e fa salire il popolo. Ricordate, a fondamento che c'è, ricordate, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. È perché lui scende che noi possiamo salire, e non tuo contrario. Ma a Natale questo celebriamo, non lo dimentichiamo, l'incarnazione, questa è Dio che dall'alto dei cieli scende sulla terra, quindi viene a squarciare questa terra portando la sua presenza. La terra è inondata dalla presenza di Dio. Ed è, molte volte si dice, c'è una realtà sacra e una realtà profana. Io non condivido questa divisione, perché se è vero che tutta la creazione uscì dalle mani di Dio, tutta la creazione è sacra. Siamo noi che la profaniamo, ma la realtà è sacra. Quindi sta a noi a non profanarla, questa realtà di cui siamo custodi, come vedremo adesso proprio con il capitolo della Genesi, capitolo 2. Quindi sono sceso per farlo salire. Io ho ascoltato il grido degli israeliti, è arrivato fino a me, e io stesso ho visto, ecco, ti mando, io sarò con te e ti do un segno. Quindi chi prende l'iniziativa è Dio e non è l'uomo. L'uomo purtroppo si trova in schiavitù, però può fare una sola cosa, può gridare con la certezza che il Signore questo grido lo ascolta. Adesso lo vedremo perché abbiamo questa certezza che il Signore ascolta il grido, in forza di un termine particolare che sapete come si chiama? Alleanza. Vedete, quando si fa un patto, i due contraenti del patto si impegnano reciprocamente a mantenere fede a quel patto. Quindi, se il Signore qui è sceso e ascoltato, perché Lui
lo vedremo, si è impegnato ad osservare questo patto di alleanza. Noi facciamo un gesto, generalmente ci diamo la mano e con la mano confermiamo il patto. Ho la tua parola? Sì. Quindi ci diamo la mano e quindi affermiamo, confermiamo quella mano, la parola che ci siamo dati. Nell'Antico Testamento, nei popoli o meglio del Medio Oriente, c'era un modo in cui stabilivano questo patto. Oppure noi andiamo dal notaio e quindi dal notaio poi mettiamo le cose in regola. Chi non osserva quel patto poi viene meno e poi ci sono le sanzioni. Vedremo che anche Dio e il popolo contraggono poi questo patto. Direbbe qualcuno che è bello della diretta. Non va. Che non legge. Ecco qua, è provato. Sì, ok. Ci voleva la sua mano. Allora, vi ricordate, dissi che in questo percorso saremo partiti dal libro della Genesi, dove dicevamo che nel libro della Genesi lì c'è l'origine proprio, non semplicemente perché è il libro delle origini, però lì c'è tutto. E quindi leggiamo questi capitoli 2 e 3 della Genesi per quanto ci riguarda, per il percorso sull'Eucaristia. La domanda che sta sempre sotto nei nostri orecchi, nel nostro cuore, è perché celebriamo l'Eucaristia? E quindi diciamo che dobbiamo partire da lontano. Quindi iniziamo con la lettura di Genesi 2, dai versetti 4, 25, però leggeremo tutto per il capitolo 2. Nei giorni in cui... Voi sapete che questo qui si chiama il sacro tetragramma, quattro lettere, parola greca. Per gli ebrei il tetragramma è impronunciabile, loro non lo pronunciano mai perché il nome di Dio è impronunciabile. Sapete che noi si legge Yahweh. Per rispetto agli ebrei neanche noi dovremmo pronunciarlo. Gli ebrei quando trovano il tetragramma dicono Adonai automaticamente, quindi vedendo quello dicono Adonai. Quindi nel giorno in cui Adonai Elohim fece la terra e i cieli, nessun arbusto della steppa ancora era sulla terra e nessuna erba della steppa ancora era germogliata, perché Adonai Elohim non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che servisse il suolo e che una sorgente facesse salire dalla terra e irrigasse tutta la faccia del suolo. E Adonai Elohim plasmò Adamo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E Adamo fu un essere vivente. E piantò Adonai Elohim un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose Adamo che aveva plasmato. E Adonai Elohim fece germogliare dal suolo ogni albero attraente a vedere e buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della scienza del bene e del male. Vedete, noi potremmo subito dire come tutta la storia dell'umanità, nell'immaginazione chiaramente di quello che ha scritto questi racconti della Genesi, inizia con un giardino. Guardate che questo è bello perché quando noi pensiamo a un giardino, pensiamo a qualcosa di bello, qualcosa che ci rallegra, rallega la vista, dove possiamo passeggiare, stiamo bene, siamo tranquilli, portiamo i bambini al parco. La storia dell'umanità inizia con un giardino. La storia di Dio
con l'uomo, lo vedremo bene, non inizia con una serie di precetti, di leggi, poi arriverà dell'albero, non ne devi toccare, però arriva dopo, prima arriva un giardino, quindi arriva questa realtà, vedremo adesso cosa significa giardino, quindi arriva questa realtà così bella, nell'immagine chiaramente è un'immagine messa lì, e come abbiamo letto in questo giardino che Dio stesso ha plasmato in Eden a Oriente, l'ha fatto perché? Perché in questo giardino Dio vuole dimorare con l'uomo. Attenzione, non semplicemente il giardino perché Dio poi affida il giardino all'uomo e dice mettiti là e mettiti a pascolare. No, lui vuole dimorare con l'uomo in questo giardino. Dio è sopra la creazione. Dio inizia a creare e inizia a creare facendo questo giardino per mettere dentro questo giardino l'uomo e lui trovarsi con l'uomo in questo giardino. Nel versetto 5 che abbiamo visto nella lettura di prima avete visto che per tre volte, lo riprendo qui, c'è una negazione e dice così: nessun arbusto della steppa era ancora sulla terra e nessuna erba della steppa ancora era germogliata, perché Adonai Elohim non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che servisse il suolo. Attenzione, perché Adamo, prima di essere il nome del primo uomo, Adamo significa, viene parola Adam, dalla terra, colui che è tratto dalla terra. Quindi potremmo anche tradurre, non vi era un uomo che servisse il suolo. Quindi vedete, questa realtà negativa dice che effettivamente manca che cosa? Manca una relazione, non c'è niente. Dio sta sopra, fa questo giardino, Adamo non c'è ancora, e vedete che la relazione è indicata da che cosa? Dal fatto che qui dice che è tutto brutto, c'è ancora la steppa, l'erba non era germogliata e non c'è un uomo che servisse il suolo, quindi è un giardino incolto. È un giardino, ci sono cespugli, c'è erba, ci sono rovi, ci sono spine. È un giardino non vivibile, non bello. Perché appunto non c'è un Adamo che servisse questo suolo. Attenzione, perché tutto questo sta dicendo una cosa, che manca una relazione. Lui sta sopra, c'è questa realtà, e l'uomo non c'è ancora che servisse il suolo. Vi ricordate quando prima abbiamo visto il libro dell'Esodo? Mosè, tramite Mosè, dice: fa uscire il mio popolo e questo sarà il segno. Voi servirete Dio su questo monte, servirete come relazione, che non è un servizio di schiavitù. Poi vedremo in che senso è il servizio che poi il Signore ci chiede. Quindi potremmo dire che in questo versetto 5, vedete, la creazione di Adamo indirettamente è indicata come termine di relazione. Quindi Adamo sarà creato perché? Per entrare in relazione con Dio. Vi ricordate il catechismo che ci insegnavano di Pio X? Per qua fine Dio ci ha creati? Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi nell'alto in paradiso. Che indica che cosa? Una relazione tra noi e questo Dio. Quindi qui la creazione dell'uomo indirettamente è già indicata in termini di relazione. Questo giardino così, vedete, quando arriverà poi, è una steppa, quando arriverà Adamo, metterà ordine in questa steppa e appunto qui ci sarà questo giardino che poi sarà un giardino coltivato. Com'è possibile la relazione? Il giardino che vedete adesso è coltivato. Per descrivere la relazione, l'autore sacro dice una cosa particolare, è molto bella, dice che affinché ci sia un giardino tra me e il giardino della Signora, io che cosa faccio? Devo delimitare il terreno. Devo dire che questa qui è roba mia, questa qui è roba della Signora. Ma lo dico solo verbalmente? No. Che faccio? Faccio una siepe. Alzo una recinzione e questa recinzione che io alzo, dico che cosa? Che questa parte qui è mia e quello che sta fuori è di qualcun altro. Quindi nel momento in cui io inizio la creazione di un giardino, delimito il terreno e il terreno che delimito, io lo delimito con una siepe. Vedete, molte volte lo si usa anche, no, la siepe per non far vedere quello che poi l'altro sta facendo nel proprio giardino. Quindi questa delimitazione di siepe dice che questa qui è cosa mia,
quella di fuori non lo so. Però questa qui quindi è la cosa mia. Quindi in questa creazione di questo giardino, con l'uomo, vedete, si inizia a creare questa sorta qui di siepe. E questo qui è giardino. Sapete il termine ebraico che traduce giardino qual è? Gan, che significa porzione di terra delimitata. Quindi questa porzione di terra qui delimitata è giardino. E sapete la parola Gan, quando la tradurranno in greco, come diranno? Paradiso. Quindi il paradiso è una porzione di terra delimitata. E in questa porzione di terra delimitata, paradiso, si muoveranno insieme Dio e l'uomo. Quindi il paradiso non è dove sono gli angioletti, è quelle che vediamo alla lavazza, la buccia della lavazza che sta lì, e non è quello. Il paradiso è questo luogo di terra, porzione delimitata, e in questa porzione di terra delimitata si muovono liberamente Dio e l'uomo. Al di fuori, di qua e di qua, non è paradiso, è altro, che noi sapete come lo chiamiamo? Inferno. Quindi l'inferno è il non paradiso. Quindi se in questa porzione di terra delimitata l'uomo e Dio si muovono, e questo appunto è il paradiso, evidentemente di qua e di qua manca Dio, se non è il paradiso. Vabbè, quello è lo stato intermedio, però ripeto. Quindi ancora qui per indicare, perché questo qui poi chiaramente tramite questa delimitazione, vedete, è uno spazio protetto. Quindi c'è una protezione in questo giardino. Pensate ad esempio l'abbraccio di una mamma per il figlio, è una protezione per il figlio. Quindi in quell'abbraccio c'è quella protezione per il figlio, in questa realtà di questo spazio protetto. Come vi dicevo prima, così ci è un poco più chiaro, giardino, Gan, e questo è un termine ebraico, proteggere, nascondere, difendere, questo significa giardino in ebraico. In greco, paradiso, porzione di terra delimitata, questo è quello che noi traduciamo paradiso. Quindi, sia il termine greco, Gan, che quello greco di paradiso, connotano l'idea di recinto, siepe, di protezione, quindi di relazione. Quando noi, l'immagine, no? Allora qui vedete, è bello il paradiso, lavoriamo un po' con la fantasia, perché tenete presente che per l'uomo orientale non esistono immagini astratte. L'uomo orientale, quando lui descrive, è concreto, quindi ha davanti a sé, tiene proprio quella realtà che lui sta descrivendo, quindi tiene l'immagine di questo paradiso bello. Già ve lo dissi, no? Noi dobbiamo pensare, stiamo nel Medio Oriente, pensate, avete visto in televisione le cose belle che stanno distruggendo l'ISIS, no? Quindi quello deve vedere davanti ai nostri occhi, e quindi il palazzo del sultano, l'oasi, dove sono queste palme, queste realtà così belle. Oppure vi ricordate, no, quando si parla proprio nel libro anche di Isaia, la profezia che Isaia, il lupo dimorerà insieme all'agnello, questa visione proprio paradisiaca, appunto come noi la chiamiamo. E quindi questa è la realtà che tiene l'autore sacro davanti ai suoi occhi. Quindi anche quando noi diciamo il paradiso di Eden, Eden vuole indicare, diremmo noi, qualifica il giardino come che cosa? Eden sa significare abbondanza, opulenza, ricchezza. Quindi il giardino di Eden è un giardino di abbondanza, è un giardino di ricchezza. Nel giardino di Eden non manca niente, c'è tutto in questa realtà di questo giardino, proprio perché è dato da quello spazio protetto che abbiamo visto prima, dove si muovono queste realtà, Dio e l'uomo, che appunto costituiscono poi il tutto. Quindi noi, volendo leggere al di là del testo materiale, quando leggiamo quello che abbiamo letto prima, e di dire che cos'è il paradiso, noi diciamo che la storia del paradiso, appunto quella porzione di terra delimitata, è lo spazio di grazia dove Dio e Adamo si incontrano e si muovono.
non per una maniera qualsiasi, cioè che ognuno poi fa quello che vuole, ma bensì c'è un mutuo rispetto di ciò che è proprio del creatore e di ciò che è proprio della creatura. Ora ci chiediamo, che cos'è proprio del creatore e che cos'è proprio della creatura per potersi muovere? Perché vedete, fin quando io, come si suol dire, mi conosco e ti conosco e quindi ci conosciamo, sappiamo quali sono ciò che mi compete e ciò che ti compete, le cose vanno bene. La confusione nasce quando io non so che cosa mi compete e cosa ti compete. E quindi, come si suol dire, quando si invertono i ruoli e uno passa poi al posto dell'altro e lì poi non ci capiamo più. Il proprio di Adamo qual è? Adamo è stato plasmato a partire dal suolo. Quindi Adamo non si è dato l'esistenza da solo. Adamo è stato chiamato all'esistenza. Da che cosa? Dal suolo. Vi ricordate quando Dio prende poi dal suolo? E aver accolto nelle sue narici il soffio di vita. Quindi Dio dal suolo fa quasi questo pupazzetto, poi soffia nelle sue narici e Adamo diventa un essere vivente. Quindi questo è proprio di Adamo. Chi è Adamo? Un essere plasmato e che ha accolto nelle sue narici il soffio di vita. Senza una di queste due cose Adamo non ci sarebbe, perché qui sarebbe solo un pezzo di terra, solo questo sarebbe un essere spirituale. Sono le due cose che costituiscono l'uomo, quindi questo essere tratto dalla terra, però in quella terra ha ricevuto lo spirito vitale. Il proprio di Dio qual è? Il proprio di Dio viene indicato con l'immagine dei due alberi che noi abbiamo lì nel giardino, se vi ricordate. E quindi il primo albero è l'albero della vita e vuole dire che è Dio, in quanto solo da Lui procede il soffio che dà la vita agli altri. Quindi se Lui può dare la vita agli altri, vuol dire che Lui possiede la vita. Quindi è immortale. Quindi il proprio di Dio qual è? Quello di essere immortale e che appunto dà la vita agli altri. E inoltre l'immagine del secondo albero della scienza del bene e del male designa Dio come il solo a cui compete disporre, regolare, normare la vita che da Lui procede. E c'è in forza di quella conoscenza che egli ha delle creature. Attenzione. L'albero della scienza del bene e del male. Siccome Dio, come dice qui, no, è solo che conosce le sue creature, perché appunto Lui gli ha dato l'alito di vita, è Lui che ha creato. Quindi in forza di questa conoscenza che Lui ha, può disporre, può conoscere, può sapere e può regolare, normare la vita che da Lui procede. Una mamma che a casa mette sul fornello la pentola con l'acqua calda e il bambino piccolo che va lì vicino e se la può tirare addosso e la mamma l'allontana, la mamma è cattiva, non lascia il figlio libero, o la mamma è saggia? Però dice, però intanto ha minato la libertà del figlio, perché il figlio poteva liberamente andare verso, sì, poteva sì liberamente, però che succedeva? Che si butta la pentola addosso e poi si brucia, e che mamma sarebbe stata? Quindi siccome la mamma ha una conoscenza che il figlio in quel momento non ha, limita il figlio, sembra una limitazione, però che cos'è? È una vita ancora di più che sta dando al figlio. Quindi non è una limitazione, ma è una conoscenza che la mamma ha e il figlio non ha. Quindi l'albero della vita, perché da Dio procede la vita. Abbia la scienza del bene e del male, perché Dio è l'unico che, come diciamo noi, è onnisciente. Noi non siamo onniscienti, con tutta la buona volontà possiamo avere tutte le lauree di questo mondo, però vedete, poi alla conoscenza perfetta e piena non arriveremo mai. Un giorno, quando andremo in paradiso, allora certe cose ci saranno svelate, ma su questa terra purtroppo siamo limitati e quindi non arriveremo mai a questa realtà. Che succede? Dopo che l'autore sacro ha descritto, parla, adesso passa a descrivere la funzione dell'acqua all'interno del giardino, perché voi sapete, affinché ci sia un giardino e il giardino sia bello e florido, c'è bisogno di acqua. E quindi l'autore descrive, e un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva ed era in quattro capi. Il nome del primo è Pison, esso circonda tutta la terra di Abila, dove vi è l'oro, e l'oro di quella terra è molto buono, dove vi è l'obdelio e la pietra di Onice. E il nome del secondo fiume è Gicon, esso circonda la terra di Cus. Il nome del terzo fiume è Idekel, Tigri, esso cammina a oriente di Assur. Il quarto fiume è Prat e Eufrate. Vedete che di questi fiumi noi qualcuno li conosciamo, ad esempio il Tigri e l'Eufrate. Degli altri, gli studiosi hanno visto sulla tina geografica, però non li hanno rintracciati.
Quindi ancora una volta, vedete, l'autore sacro non è che ci sta facendo la geografia, ci sta dando delle indicazioni teologiche, cioè ci sta svelando, ci sta dicendo il cuore di Dio, il desiderio di Dio, il piano di Dio, il progetto di Dio, dove Dio ci vuole portare. Diceva Sant'Agostino, attenzione quando leggiamo la Bibbia, perché la Bibbia non ci dice come è fatto il cielo, la Bibbia ci dice come si va in cielo. Quindi se noi vogliamo trovare nozioni di geografia o di astronomia nell'ambito della Bibbia, sbagliamo, la Bibbia non è questo libro. La Bibbia è il cuore di Dio che ha scritto, si è rivelato completamente se stesso. Quindi vi dissi già la volta scorsa, si è fatto il messo alla luna, a noi non cambia niente. Però sapere che lui è il creatore, questo per noi è importante. Un'immagine chiaramente vedere l'abbondanza di questa grazia che irriga il giardino. Quindi l'irrigazione poi al giardino. E Adonai Elohim prese Adamo e lo fece dimorare nel giardino di Edene perché lo servisse e lo custodisse. E Adonai Elohim comandò Adamo dicendo: di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangerai, perché nei giorni in cui ne mangerai dovrai morire. Allora, prima il narratore si è fermato a descrivere il giardino, e abbiamo visto questo giardino, un luogo di protezione, di opulenza, di abbondanza, questo giardino costruito in favore, poi fatto in favore di Adamo. E adesso ci dice una cosa molto bella. Dopo che Dio, Adonai Elohim, ha rizzato questa siepe e ha plasmato Adamo, che cosa fa? Lo prende e lo mette nel giardino. Quindi provate a immaginare la scena. Prende quest'Adamo che è fuori dal giardino, perché ha costruito il giardino, ha rizzato la siepe, non c'era Adamo che ancora coltivasse, prende Adamo e lo mette nel giardino. Io ho udito il mio popolo che ha gridato verso di me nella schiavitù, io sono sceso per liberare. Quindi non è che Adamo 4-4 se n'è entrato nel giardino, perché Adamo non ha la proprietà di poter entrare nel giardino, perché non è suo il giardino. Qui c'è bisogno che il proprietario del giardino lo faccia entrare nel suo giardino. Dio ha piantato questo giardino, prende Adamo che è fuori dal giardino, lo prende e lo mette nel giardino. Attenzione, la domanda è sempre quella: perché celebriamo l'Eucaristia? Perché evidentemente ci rendiamo conto, l'anticipo così, per collegarci, che forse noi stiamo fuori dal giardino e l'Eucaristia ci mette forse nel giardino. Relazione, spazio protetto dove Dio e Adamo si muovono, ognuno però rispettando il proprio. Quindi prende Adamo, vedete, dicono gli studiosi che questo verbo prese è un verbo che è quasi violento, ti prendo quasi con la forza, non è una presa leggera, è come se Dio prende Adamo con la forza, perché si trova al di fuori di questo giardino di relazione. Lo prende e lo mette in questo giardino. Quindi lo fa uscire da quella schiavitù che è fuori dal giardino per metterlo in questa realtà bella, opulenta, poi lì del giardino. Qui con un'immagine, Dio appunto che sta prendendo questo uomo e lo mette di là. E quindi lo fa, dice il testo, lo fa riposare nel giardino di Eden. Quindi Adamo lì dentro dimora. Dimora perché riposa, l'abbiamo detto, perché lo custodisse. Attenzione, noi abbiamo travisato questa realtà, perché noi del giardino ce ne siamo serviti. E anche qui noi il giardino molte volte l'abbiamo violentato, non l'abbiamo custodito il giardino di Eden. Noi lo sappiamo, c'è quell'espressione, no? La terra dei fuochi nella quale viviamo. Questa terra dei fuochi, chi l'ha ridotta così? L'abbiamo ridotta noi. Noi che eravamo i custodi di quel giardino, non l'abbiamo violentato quel giardino. Non ce ne siamo preoccupati, non ci siamo interessati. È vero, noi potremmo, nessuno di noi può dire, io personalmente non ho fatto niente, ma noi non possiamo dire non ho fatto niente. Perché vi ricordate, c'è un peccato, si chiama l'omissione. Lo diciamo nel credo. Ho peccato in pensieri, parole, opere e anche in omissioni. Cioè di quello che avrei dovuto fare non l'ho fatto. E voi pensate, io ricordo l'anno scorso il nostro vescovo, in omelia del mercoledì delle ceneri, invitava la comunità a prendere questo impegno per la Quaresima, all'attenzione all'ambiente anche con un piccolo gesto.
Però da pensare quante volte, penso a tutti quanti succede, no? Stiamo con la macchina e una macchina davanti a noi apre il finestrino e butta la carta giù, qualche volta si vede che buttano di tutto. Noi che facciamo? Bussiamo così, abbiamo la possibilità. Altre volte può capitarci così che diceva, boh, che posso fare? Non faccio niente, pazienza. Oppure scostumati, diciamo che sono scostumati così. Però vedete, è come se non ci interessasse poi alla fine. A casa mia è pulito, però già fuori casa mia, dici, quello poi è fuori, non è mio, mi passa manca pagava. E noi invece pure quello è mio. E quindi il giardino il Signore ci ha presi perché lo coltivassimo sempre più bello, anche attraverso la nostra opera, perché Adamo deve coltivare, custodire questo giardino. Certo, può prendere anche i frutti da questo giardino, deve anche mangiare, deve sostenersi anche da questo giardino, però è chiamato a coltivarlo, a custodirlo. E qui abbiamo il comando negativo. E Adonai Elohim comandò Adamo dicendo: di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai dovrai morire. E qui compare il comando negativo. Attenzione che ho messo qui sotto, perché nel capitolo 3, al versetto 3, dove si parla del peccato originale, mangiare è uguale a toccare, perché lì troveremo toccare, che dice qui, è uguale a mangiare. Quindi nel momento in cui tu lo tocchi, nel momento in cui lo mangi, e chiaramente per toccarlo e mangiarlo tu devi stendere la mano, lo devi prendere. Vedete, il verbo prendere. Dio prende Adamo, lo prese e lo mise nel giardino. L'uomo con la donna prenderà il frutto, quindi stenderà la mano verso il frutto, lo prenderà. Dio prende e mette nel giardino. L'uomo prende e dove si trova? Fuori dal giardino. Capite? Ecco, perché celebriamo l'Eucaristia? Sembra un discorso un poco strano, però faccio vedere, vedete, uniamo insieme i pezzi. Perché celebriamo l'Eucaristia? Spazio protetto, è il luogo nel quale Dio e l'uomo si muovono. Dio che però pianta il giardino, prende l'uomo, lo mette dentro, l'uomo prende il frutto e si ritrova fuori. Ma come? Al versetto 16 ha detto: di ogni albero del giardino tu ne puoi mangiare. E noi fateci caso, che vediamo? Però gli ha detto che quello poi non lo deve mangiare. Perché noi siamo fatti sempre così, fateci caso. Di 100 cose, quell'una poi noi andiamo a vedere. Se ve lo dico poi dopo è fatto. Riuscite a vedere questa, fate finta che questo qui non ci sia. La vedete questa parete qui? Mi sapete dire cosa c'è su questa parete? Come niente. No, fate finta che non ci sia l'armadietto. L'interruttore della presa. Lo vedete tutti? Quindi c'è l'interruttore. E il resto della parete nessuno lo vede. No, va bene. Però voglio dire, vedete, noi vediamo l'interruttore qui, però non vediamo tutto questo qui che è bianco, diciamo così. Così siamo fatti noi. La presa, va bene. Voglio dire che intanto quella cosa la vediamo, però non vediamo poi tutto quello che sta intorno. Allora, qui degli alberi potrei mangiare, ma dell'albero, è quello che vedete, proprio quell'albero lì. Chiaramente, c'è una maledizione qui: nel giorno in cui ne mangerai dovrai morire. Attenzione, qui non si fa riferimento a una morte fisica, ma qui si fa riferimento a una morte di relazione, giacché Dio in questo giardino stipula la relazione. E se tu in questo momento è una morte alla relazione, moriamo alla relazione, i bambini dicono scompagna è morte, dicono i bambini, no? E vedete, questo proprio rende questo la morte alla relazione con il tuo Signore che ti ha preso e ti ha messo in questo giardino di opulenza, dove puoi mangiare tutto quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Dopo questo inizia tutto un lungo racconto, lo terminiamo alla ricerca
di una compagnia per l'uomo, la creazione della donna. E disse Adonai Elohim: non è cosa buona che Adamo sia solo, farò a lui un aiuto adatto a lui. E plasmò Adonai Elohim dal suolo tutti gli animali della steppa e tutti i volatili del cielo, e li condusse ad Adamo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo Adamo avesse chiamato gli esseri viventi, quello sarebbe stato il loro nome. E chiamò Adamo con nome tutti il bestiame, i volatili del cielo e tutti gli animali della steppa, ma per Adamo non fu trovato un aiuto adatto a lui. E fece cadere Adonai Elohim un sonno profondo su Adamo e si addormentò. E prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. E costruì Adonai Elohim la costola che aveva presa da Adamo una donna e la condusse ad Adamo. E Adamo disse: questa volta è osso preso dalle mie ossa e carne presa dalla mia carne. Questa sarà chiamata donna perché dall'uomo essa fu presa. Perciò abbandonerà l'uomo suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua donna e saranno una carne sola. Vedete, l'abbiamo letto un poco così, però se l'avessimo letto con un po' più di passione avremmo visto che tutto culmina, questa parte qui, verso la creazione della donna. E in pratica c'è questa sorta poi di crescendo, vedete, prima di tutto è bella l'affermazione che fa il Signore: non è bene che Adamo sia solo, cioè l'uomo non è fatto per essere da solo. Già ve l'accennavo la volta scorsa, noi viviamo in relazione, siamo nati per vivere la relazione con un'altra persona, perché è l'altra persona che ci fa esistere. Da soli noi non capiremo, non scopriremo mai di esistere da soli. È un altro che in un certo qual modo mi chiama all'esistenza, mi fa rendere conto che io esisto proprio grazie alla differenza che poi c'è tra me e lui. E quindi avete visto il potere che ha Adamo, vedete, su tutti gli animali che il Signore li crea e glieli porta a lui. E Adamo impone il nome a tutto il bestiame. Imporre il nome significa essere Signore. E se io ti do il nome, vuol dire che io conosco la realtà. Conosco questa realtà, quindi ti do il nome. Quindi in un certo qual modo, conoscendoti, ti domino. Ecco perché il nome di Dio, quando Mosè dice al Signore: ma tu come ti chiami? E il Signore dice: non puoi sapere il mio nome, perché tu non puoi conoscere e sapere fino in fondo la mia identità profonda, perché altrimenti tu poi potresti dominare. Quando faranno quel vitello d'oro, vi ricordate? Perché si metteranno il vitello d'oro, facci un Dio che noi possiamo, lo mettiamo davanti a noi e di questo Dio facciamo fare quello che vogliamo noi. Quindi Adamo impose il nome così, ma non fu trovato un aiuto adatto a lui. È bello qui, no? Dice, vedete, perché il Signore fa addormentare Adamo? Qui dice, fece cadere un sonno profondo su Adamo e si addormentò. Poi dice, prese una delle sue cose e rinchiuse la carne al suo posto. Lo siete mai chiesti perché il Signore è qui? Mentre fa gli animali, non lo fa dormire, invece quando crea Eva, invece poi lo fa dormire. Quindi era un'anestesia. Sapete perché? Perché quando Dio crea, nessuno assiste. Infatti, in tutti i passi dove il Signore lui crea, nessuno assiste, nessuno vede Dio che crea. E se vi ricordate, quando Gesù risorgerà dai morti, non c'è nessuno. Lo vedono risorto, ma non l'hanno visto risorgere, cioè in quell'atto della nuova creazione. Quindi Adamo non può assistere a Dio che crea, perché nessuno può assistere all'atto creatore di Dio. E quindi c'è questa sorta di sonno profondo. Poi lo vedremo, anche quando Dio farà l'alleanza insieme ad Abramo, pure lì un torpore cadde su Abramo. E Dio poi si manifesta, camminerà in mezzo all'alleanza, agli animali lì. Poi Erichus, e Adamo poi si sveglia e se la trova lì davanti. E quindi poi c'è questo canto, dicono gli studiosi che questo è il primo canto d'amore che è registrato nella storia. Questa volta è osso dalle mie ossa e carne della mia carne, si chiamerà donna perché dall'uomo essa fu presa. Già ve lo disse la volta scorsa, nel fatto della costola, la costola, vedete, sta a centro dell'uomo, non è dai piedi perché la donna non è schiava, non è dalla testa perché la donna non si deve insuperbire, ma è dalla costola, quindi la parità che c'è tra l'uomo e la donna. Sarà chiamata donna, e quindi ci fermiamo qui, va bene? Così ci fermiamo, lasciamo con questa immagine qui. Dalla donna, lui Adamo, vedete, sta dormendo, il Signore la chiama all'esistenza dalla costola e quindi lei viene chiamata poi all'esistenza. No, non c'è bisogno dell'applauso, l'applauso me lo fai dalla fine, se me lo meriterò poi alla fine.
Leggiamo l'ultimo versetto, così finiamo il capitolo 2, perché la prossima volta inizieremo il capitolo poi 3, il peccato. Dice l'ultimo versetto, ed erano entrambi nudi, Adamo e la sua donna, erano arrossivano. Attenzione, perché con questo versetto l'autore vuole dire che c'è tra l'uomo e la donna, col fatto di essere nudi, è un'immagine che sta usando a indicare che cosa? Che c'è una relazione bellissima. Vedete, quando succede qualcosa, noi tendiamo a nasconderci, quando facciamo una brutta figura, tendiamo a metterci un poco da parte. Quindi la nudità, noi lo sappiamo, no, è la parte più vulnerabile dell'uomo. E tanto è vero che se succede qualcosa, teniamo pure un vestito rotto, pure così, tendiamo pure così inavvertitamente di coprirci. E poi immaginate, se stiamo con un lenzuolo e se rompiamo sul lenzuolo, super automaticamente noi andiamo a coprirci, no? Perché indica quella parte dove siamo più deboli, la nostra nudità. Allora qui invece, con questa immagine, cioè, erano tutti e due nudi e non provavano vergogna. C'è cioè, quella perfetta propria relazione tranquilla, pacifica, tra loro due, non solo, ma anche tra loro due con il creatore, perché questo creatore c'è, non è che è assente, come dopo crederanno. È presente e quindi c'è questo massimo proprio di relazione e di tranquillità e di serenità tra questa prima coppia, anche con insieme al loro creatore, in questo spazio delimitato di opulenza, di ricchezza e di abbondanza. Se c'è qualche domanda, dovete essere voi bravi a collegare un po' tutte le cose insieme, perché possono sembrare slegate oppure non c'entrano niente, però vedete, facendo poi piccoli riferimenti, le cose poi si uniscono, le colleghiamo. E poi come sempre il quadro sarà chiaro poi più verso la fine. Sì. Allora, noi avremmo dovuto fare una premessa che io non la feci la settimana scorsa e spero di non scandalizzare nessuno, siamo persone adulte. I primi 11 capitoli della Genesi vengono chiamati racconti mitologici. Ora, noi occidentali, quando pensiamo a un mito, pensiamo che sia qualcosa, un fatterello, una cosa falsa, una cosa finta, una cosa che viene raccontata così. Il mito invece indica una realtà vera che si pone in un momento particolare della storia ed è a fondamento di tutte le altre cose che poi noi diciamo. Quindi questo racconto è un racconto mitologico che dice sì una verità, ma non una verità proprio così scientifica o come così strutturata. Quindi effettivamente qui in questo mito sta raccontando come all'origine c'è la mano di Dio che ha creato l'uomo e ha creato la donna. Allora, il fatto della creazione della costola, perché serve a dire che c'è perfetta uguaglianza tra i due. Quindi l'autore, per esprimere l'uguaglianza, ha pensato alla costola che è lì. Se avesse detto la donna come schiava, avrebbe detto dai piedi. Quindi ha usato l'immagine della nudità per indicare questo perfetto equilibrio di relazione tra i due. Sì, perché attenzione, nell'iconografia i vestiti indicano degli attributi. Allora attraverso il vestito, siccome l'uomo e la donna abbiamo detto, quelli che ricevono l'essere di vita, l'essere, il soffio vitale e tratti dalla terra, dalla polvere, invece Dio anche attraverso il vestito sa di indicare le prerogative stesse di Dio, la sua divinità, la sua essenza. Lui, da lui viene la vita, attraverso anche i colori del vestito. Sempre, noi questo purtroppo l'abbiamo perso. Le icone, sempre, quello non è un'icona, però le icone, ad esempio, vengono scritte, non vengono dipinte. Anche se è dipinta, però gli ortodossi dicono che un'icona è scritta perché attraverso anche i colori, quello è un trattato di ideologia. Perché quindi il vestito, tanto è vero che noi, se vi ricordate, nel figlio prodigo, il padre dice una cosa, rivestitelo a indicare la dignità. E in base a come stava vestito, solo il camice, il cingolo, la toga, il mantello, a indicare poi una identità particolare.
nell'Apocalisse si dice che c'è la donna che è vestita di sole. Quindi se il sole è Dio, quella donna vestita di sole è vestita da Dio stesso, è vestita dalla presenza stessa di Dio. Tant'è vero che noi diciamo poi a un'altra donna piena di grazia, piena completamente dell'amore di Dio. Ecco perché quindi Dio è vestito. Ha un'importanza, sì, ha un'importanza. Infatti, da come sono vestito, se io vedo, adesso non più, però prima, perché adesso si usa il caschetto, no? Pure i muratori, però un muratore che cosa metteva in testa? Quel foglio fatto di giornale, E quindi lo capivo che era il muratore. Ad esempio, io dalla casula che capisco che quello è un presbitero, dalla dalmatica capisco che è diacono. Quindi l'abito mi permette di cogliere anche la dignità della persona. Di identificarlo. Vero che l'abito non fa il monaco, ma aiuta. Voglio iniziare aprendo una parentesi rispetto al discorso che stiamo facendo, provocato da una domanda che venne fatta la volta scorsa sul problema della partecipazione alla celebrazione eucaristica. E vi ricordate, vi accennai di una frase dei martiri di Abitene. Sono andato un poco a prendere i riferimenti a questo martirio e al racconto che viene fatto di questo martirio. Non è lunghissimo, però non lo leggo tutto. Sarebbe interessante, però su internet lo si trova. Però voglio leggere solo qualche passaggio, perché loro poi dicono quella frase così bella: senza la domenica non possiamo vivere. Ora però, già vi accennavo la volta scorsa, in latino non dicono senza la domenica, dicono senza, volendo tradurre il domenico, perché dicono sine dominicus. Quindi non è semplicemente la domenica, come dire il giorno della domenica, ma ciò che vuole significare il giorno della domenica. Noi quando parliamo della domenica partiamo da questo dato: la domenica è la Pasqua settimanale. Quindi non è semplicemente l'ora in cui vado a messa. Non è quella la domenica, perché quella è l'ora della messa e quindi sto a posto. Non è neanche semplicemente il giorno in cui facciamo la comunione. La domenica è il giorno del Signore. Avevo portato anche un canto da farvi ascoltare proprio sul giorno del Signore, però lasciamolo stare per adesso questo canto. E allora è il giorno in cui, ricordiamo la creazione del mondo, si ricorda il primo giorno, vi ricordate? E fu sera e poi mattina, primo giorno. È il giorno in cui ricordiamo che cosa per noi? La risurrezione di Gesù, quindi la vittoria sul male, sul peccato e sulla morte, quindi la vita nuova che ci viene donata. Ricordiamo che cosa? I discepoli che si ritrovano insieme formano la comunità, quindi è il giorno della comunità dove facciamo questa esperienza. È il giorno in cui come discepoli di Emmaus il Signore si affianca a noi, spezza il pane e dà il senso alla nostra vita e noi lo riconosciamo. Quindi non è semplicemente la domenica, è anche il giorno in cui viviamo la carità la domenica, è il giorno in cui riprendiamo forza, è il giorno in cui sperimentiamo anche la bellezza della famiglia. Quindi non è il giorno, il fine settimana noi diciamo, è sbagliato perché vedete la domenica non è il fine settimana, la domenica inizia la settimana. Invece noi contiamo venerdì, sabato, il weekend, non è così. Per noi la domenica è il giorno che dà senso a tutta la settimana, non la finisce ma l'inizia. La settimana. Quindi vi leggo un attimo questa parte degli atti del martirio di questi 49 martiri di Abitene. Abitene era, oggi è edificata nella Tunisia, quindi la zona della Tunisia, quindi siamo nell'Africa settentrionale. Fatto poi, e siamo intorno al 304-305. Si stava vivendo un po' in quel periodo un poco di pace, vivono, non ancora c'è stato l'editto di Costantino, quindi la religione cattolica non è ancora la religione di Stato, c'era una tranquilla pace. Poi arriva Diocleziano come imperatore, le cose non vanno più bene e quando le cose non andavano bene incolpavano sempre i cristiani. Quindi la cosa andava bene per colpa dei cristiani, perché qui addirittura mentre stavano preparando una cosa vengono accusati i cristiani, perché davanti a quell'evento pagano i cristiani
loro dicevano, si erano fatti il segno di croce. Quindi questo segno di croce era stato un malaugurio per questa festa pagana che loro stavano facendo, e quindi incolpano i cristiani. Allora viene mandato un editto per cui viene detto che devono consegnare i libri sacri, devono essere bruciati, non devono più radunarsi insieme tra di loro i cristiani e non devono celebrare il culto. Però, come sempre, i cristiani di ieri, ma anche quelli di oggi, stiamo ascoltando i nuovi martiri, soprattutto però in quelle cosiddette terre di missione, perché noi forse ce ne freghiamo un poco, continuano a radunarsi, anche a costo di poter poi morire. Lo sappiamo, in quanto in chiesa all'improvviso vanno per partecipare alla celebrazione, poi scoppia la bomba e molti muoiono sotto quelle bombe. Questo deve provocarci, a noi che possiamo scegliere a che messa vogliamo andare, possiamo scegliere in quale chiesa vogliamo andare, possiamo scegliere quale prete andare ad ascoltare. Questo è più simpatico, quello un poco meno simpatico, quindi vado a questa messa qui, questa è più breve, quello un poco più così. E questi che muoiono, partono, fanno chilometri per ascoltare, partecipare alla celebrazione, veramente ci deve provocare poi profondamente. Allora questi martiri vengono poi presi, vengono catturati e quindi ascoltiamo in questo processo. Fatto poi venire avanti emerito, il proconsole gli chiese, nella tua casa non c'erano le chiese, si radunavano nelle case. E quando si trovavano in questa casa, la casa si chiamava Domus Ecclesiae, la casa dove si riuniva la chiesa. Quindi la chiesa, prima di indicare l'edificio, indicava coloro che si radunavano insieme, i cristiani, i credenti. Quindi i credenti sono la chiesa. Poi questo termine chiesa è passato a identificare l'edificio chiesa. Quindi noi potremmo dire la chiesa con la C minuscola è l'edificio, con la C maiuscola è la comunità. Quindi allora chi teneva la casa un poco più grande la metteva a disposizione. E quindi in quella casa di qualcuno casomai più facoltoso, che teneva la casa un poco più grande, lì poi si radunavano i fratelli. Allora dice il proconsole a Emerito, il proprietario di questa casa, nella tua casa si sono tenute le assemblee contro l'editto degli imperatori, quindi la celebrazione sta parlando. Emerito, inondato di Spirito Santo, gli rispose, nella mia casa abbiamo celebrato la Pasqua domenicale. Abbiamo celebrato la domenica. Quello replicò, perché davi il permesso di entrare da te? Rispose Emerito, poiché sono miei fratelli e non potevo proibirglielo. Fratelli, non fratelli di sangue, fratelli di fede. Replicò, ma proibirglielo sarebbe stato tuo dovere. Ma Emerito disse, non potevo, perché senza la Pasqua domenicale noi non possiamo vivere. Senza la Pasqua domenicale noi non possiamo vivere. È fortissimo. E già ve lo dissi, lo dico a voi ma lo dico a me. Se domenica, per un motivo qualsiasi, io non posso partecipare all'assemblea, avverto che mi manca qualcosa. Oppure poi mi trovo di, vabbè, non è successo niente di particolare o di così gravoso. Quindi, veramente, dicevo la volta scorsa, io la domenica dico buongiorno, dico buona domenica. Qualifica la partecipazione alla celebrazione, all'Eucaristia, alla comunione, qualifica poi la mia giornata e la mia settimana. Oppure, come suol dire, è una comunione di devozione. Ricordate le domande che ci facevano, perché partecipo all'Eucaristia? Perché si è sempre fatto così? Perché è domenica? Perché così mi hanno insegnato per precetto? E dicemmo che si verrebbe ben poco se è per questo. E quindi lui dice, perché senza la domenica noi non possiamo vivere. Il proconsole subito ordina che anche lui sia disteso sul cavalletto e una volta disteso sia torturato. Il cavalletto era uno strumento di supplizio, quindi era una cosa alta dove veniva disteso la persona che poi diventa martire e lì viene, poi subisce il supplizio, la tortura. Mentre pativa tremendi colpi da parte di nuovi carnefici che intanto si erano dati il cambio, disse Emerito, ti prego Cristo, soccorrimi.
e voi infelice e infelici state agendo contro il comandamento di Dio. Il proconsolo lo interruppe: non avresti dovuto accoglierli in casa? Rispose: non potevo fare altro se non accoglierli perché sono miei fratelli. Vedete, quello dice: tu non devi accoglierli in casa, e invece me ne potevo fare altro perché sono miei fratelli. Avrebbe potuto dire: io non li ho accolti, sono intromessi loro, quindi io non li ho accolti. Avrebbe potuto salvare la vita, però avrebbe mentito. Perché sono miei fratelli, è proconsole, ma prima veniva l'editto degli imperatori e dei cesari. E il pissimo martire e merito disse: prima viene Dio che è più grande, poi gli imperatori. Ti prego, Cristo, ti rendo lode, Cristo Signore, dammi la forza di patire. Mentre così pregava, intervenne il proconsole: hai qualche libro delle scritture nella tua casa? Gli rispose: le ho, ma nel mio cuore. Perché anche l'editto prevedeva non riunirsi in assemblea e i libri sacri dovevano essere bruciati. Tenete presente che allora, siamo nel 304, non c'erano le tipografie come sono oggi. Quindi i libri sacri venivano scritti a mano e quindi era un lavoraccio. Ecco perché li custodivano gelosamente. E qui gli dicono: tu hai anche dei libri sacri? E lui risponde: sì, li tengo, ma nel mio cuore. E il proconsole: ma nella tua casa li hai o non li hai? Il martire rispose: nel mio cuore li ho. Ti prego, Cristo, a te la lode, libera mio Cristo, patisco per il tuo nome. Per poco patisco, con gioia patisco, Cristo Signore, che io non sia confuso. O martire, adesso c'è un commento che ricordando le parole dell'Apostolo: la legge del Signore la tiene scritta non con inchiostro ma con lo spirito di Dio vivo, non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne nel suo cuore. E poi c'è un altro passaggio che voglio leggervi di un altro martire che viene sempre interrogato e gli dice così: sempre il proconsolo gli chiede a questi altri martiri: spero che voi facciate la scelta che vi permette di continuare a vivere, cioè quella di osservare gli editti. Ma i confessori del Signore, invitti martiri di Cristo, quasi a una sola voce dissero: siamo cristiani, non possiamo osservare altra legge se non quella santa del Signore fino all'effusione del sangue. Colpito da queste parole, l'avversario, il proconsole, diceva a Felice: non ti chiedo se tu sei cristiano, ma se hai partecipato all'assemblea o se hai qualche libro della scrittura. O stolta e ridicola richiesta del giudice, gli ha detto: non dire se sei cristiano, e poi ha aggiunto: dimmi se invece hai partecipato all'assemblea. Come se un cristiano possa esistere senza la messa domenicale. O la Pasqua domenicale, la messa domenicale, si possa celebrare senza che ci sia un cristiano. Non lo sai, Satana, il proconsole, che è la Pasqua domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare la Pasqua domenicale? Quando senti dire cristiano, sappi che vi è una comunità che celebra il Signore, e quando senti dire comunità, sappi che lì c'è il cristiano. Continuo, però lasciamo stare. Martiri nel 302. Abbiamo un'altra storia di martiri nell'Antico Testamento, che li troviamo nel libro dei Maccabei. Non so se avete mai ascoltato questo libro. Lo leggiamo soprattutto nell'ultimo tempo dell'anno liturgico. Infatti lo leggeremo durante le ultime settimane, tra due settimane, durante però la messa feriale. E troviamo, durante questo libro dei Maccabei, che c'è una storia particolare. A un certo punto viene arrestato un anziano, e siccome era tenuto in alta considerazione anche dai pagani questo anziano, viene detto una cosa: dice, facciamo una cosa, tu fingi di convertirti, sacrifica per finzione davanti agli idoli pagani, così davanti all'imperatore noi facciamo vedere che tu hai sacrificato per una finzione, così avrai salva la vita. E lui risponde così:
E lui rispose: non è affatto degno, era un anziano, della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni il Lazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa mia, della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Ripeto, non è affatto degno alla nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni il Lazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa mia e della mia finzione, per una piccolissima e brevissima esistenza, si perdono per causa mia. Poi, sempre in questo libro, succede un episodio particolare, che c'è una mamma che tiene 7 figli. La mamma con i 7 figli moriranno tutti quanti martiri. A un certo punto, sempre i pagani, vicino a questa mamma, dicono: donna scelerata, tu non ti preoccupi dei tuoi figli. Allora, tu non vuoi pensare a te stessa, però almeno salva la vita dei tuoi figli, di che i tuoi figli si possano convertire. E le risponde: non so, parlando ai figli, non so come siete apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato il respiro e la vita, né io vi ho dato forma alle membre di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. Così poi arriveranno tutti i figli, moriranno martiri. Quando arriva l'ultimo, dice: almeno l'ultimo ti faccia compassione. E l'ultimo, prontamente, anche lui si offrirà martire per amore della legge. Capitolo 7 di Maccabeo, quello di prima, capitolo 6. Io non so voi, io mi sento molto provocato. Vedete, io lo dico spesso a me stesso: se non ci fosse una comunità, io celebro la messa dalle monache di clausura alle 7:30 del mattino, allora mi dico: ma se non ci fossero le monache, io mi sveglierei prima per andare a dire la messa. Vado a celebrare perché spinto dalle monache che stanno aspettando, o perché avverto quella partecipazione a quell'uno, a quel mistero? Perché qui cambia tutto, come dicevo prima. Come pure il fatto, uno dice: io vado a messa, ma vado a messa per mettere a posto la coscienza, o vado a messa perché quell'essere atteso dal Signore, invitato da Lui, convocato, vi ricordate tutto quello che poi dicemmo nei primissimi incontri? Bene, abbiamo iniziato questo cammino, adesso cerchiamo di riprendere questo cammino. Vi ho rimesso qui, se vi ricordate, l'abbiamo già letto, quindi non ci ritorno sopra, però ho evidenziato quelle parole, quei verbi che sono importanti. Quando il Signore, mentre Mosè porta il gregge sopra lì a pascolare, oltre, lo leggiamo sopra, condusse il bestiame oltre il deserto. Questo andare oltre, che è importante non solo a livello fisico, ma anche poi a livello spirituale, dobbiamo sempre poi andare oltre. E all'improvviso poi il Signore parla a Mosè dal roveto e dice: io ho osservato, il Signore sta parlando, qui il versetto 7, io ho osservato la misericordia, io ho udito il suo grido, io conosco le sue sofferenze, io sono sceso per liberarlo e io lo faccio salire. È bello, lui scende e fa salire il popolo. Ricordate, a fondamento che c'è, ricordate, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. È perché lui scende che noi possiamo salire, e non il tuo contrario. Ma a Natale questo celebriamo, non lo dimentichiamo, l'incarnazione, questa è Dio che dall'alto dei cieli scende sulla terra, quindi viene a squarciare questa terra portando la sua presenza. La terra è inondata dalla presenza di Dio. Ed è molte volte si dice: c'è una realtà sacra e una realtà profana. Io non condivido questa divisione, perché se è vero che tutta la creazione uscita dalle mani di Dio, tutta la creazione è sacra. Siamo noi che la profaniamo, ma la realtà è sacra. Quindi sta a noi a non profanarla, questa realtà di cui siamo custodi, come vedremo adesso proprio con il capitolo della Genesi, capitolo 2. Quindi sono sceso per farlo salire. Io ho ascoltato il grido degli israeliti, è arrivato fino a me, e io stesso ho visto, ecco, ti mando, io sarò con te e ti do un segno. Quindi chi prende l'iniziativa è Dio,
e non è l'uomo. L'uomo purtroppo si trova in schiavitù, però può fare una sola cosa, può gridare con la certezza che il Signore questo grido lo ascolta. Adesso lo vedremo perché abbiamo questa certezza che il Signore ascolta il grido, in forza di un termine particolare che sapete come si chiama? Alleanza. Vedete, quando si fa un patto, i due contraenti del patto si impegnano reciprocamente a mantenere fede a quel patto. Quindi, se il Signore qui è sceso e ascoltato, perché Lui, lo vedremo, si è impegnato ad osservare questo patto di alleanza. Noi facciamo un gesto, generalmente ci diamo la mano e con la mano confermiamo il patto. Ho la tua parola? Sì. Quindi ci diamo la mano e quindi affermiamo, confermiamo quella la parola che ci siamo dati. Nell'Antico Testamento, nei popoli o meglio del Medio Oriente, c'era un modo in cui stabilivano questo patto. Oppure noi andiamo dal notaio e quindi dal notaio poi mettiamo le cose in regola. Chi non osserva quel patto poi viene meno e poi ci sono le sanzioni. Vedremo che anche Dio e il popolo contraggono poi questo patto. Direbbe qualcuno che è bello della diretta. Non va. Che non legge. Ecco qua, è provato. Sì, ok. Ci voleva la sua mano. Allora, vi ricordate, dissi che in questo percorso saremmo partiti dal libro della Genesi, dove dicevamo che nel libro della Genesi lì c'è l'origine proprio, non semplicemente perché è il libro delle origini, però lì c'è tutto. E quindi leggiamo questi capitoli 2 e 3 della Genesi per quanto ci riguarda per il percorso sull'Eucaristia. La domanda che sta sempre sotto nei nostri orecchi e nel nostro cuore è perché celebriamo l'Eucaristia. E quindi diciamo che dobbiamo partire da lontano. Quindi iniziamo con la lettura di Genesi 2, dai versetti 4, 25, però leggeremo tutto per il capitolo 2. Nel giorno in cui voi sapete che questo qui si chiama il sacro tetragramma, quattro lettere, parola greca. Per gli ebrei il tetragramma è impronunciabile, loro non lo pronunciano mai perché il nome di Dio è impronunciabile. Sapete che noi si legge Yahweh. Per rispetto agli ebrei neanche noi dovremmo pronunciarlo. Gli ebrei quando trovano il tetragramma dicono Adonai automaticamente, quindi vedendo quello dicono Adonai. Quindi nel giorno in cui Adonai Elohim fece la terra e i cieli, nessun arbusto della steppa ancora era sulla terra e nessuna erba della steppa ancora era germogliata, perché Adonai Elohim non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che servisse il suolo e che una sorgente facesse salire dalla terra e irrigasse tutta la faccia del suolo. E Adonai Elohim plasmò Adamo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E Adamo fu un essere vivente. E piantò Adonai Elohim un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose Adamo che aveva plasmato. E Adonai Elohim fece germogliare dal suolo ogni albero attraente a vedere e buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della scienza del bene e del male.
Vedete, noi potremmo subito dire come tutta la storia dell'umanità, nell'immaginazione chiaramente di quello che ha scritto questi racconti della Genesi, inizia con un giardino. Guardate che questo è bello, perché quando noi pensiamo a un giardino pensiamo a qualcosa di bello, qualcosa che ci rallegra, rallega la vista, dove possiamo passeggiare, stiamo bene, siamo tranquilli, portiamo i bambini al parco. La storia dell'umanità inizia con un giardino. La storia di Dio con l'uomo, lo vedremo bene, non inizia con una serie di precetti, di leggi, poi arriverà dell'albero, non ne devi toccare, però arriva dopo. Prima arriva un giardino, quindi arriva questa realtà, vedremo adesso cosa significa giardino, quindi arriva questa realtà così bella. Nell'immagine chiaramente è un'immagine messa lì, e come abbiamo letto, in questo giardino che Dio stesso ha plasmato in Eden a Oriente, l'ha fatto perché? Perché in questo giardino Dio vuole dimorare con l'uomo. Attenzione, non semplicemente il giardino, perché Dio poi affida il giardino all'uomo e dice mettiti là e mettiti a pascolare. No, lui vuole dimorare con l'uomo in questo giardino. Dio è sopra la creazione. Dio inizia a creare, e inizia a creare facendo questo giardino per mettere dentro questo giardino l'uomo e lui trovarsi con l'uomo in questo giardino. Nel versetto 5 che abbiamo visto nella lettura di prima, avete visto che per tre volte, lo riprendo qui, c'è una negazione. E dice così: nessun arbusto della steppa era ancora sulla terra e nessuna erba della steppa ancora era germogliata, perché Adonai Elohim non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era Adamo che servisse il suolo. Attenzione, perché Adamo, prima di essere il nome del primo uomo, Adamo significa, viene la parola Adam, dalla terra, colui che è tratto dalla terra. Quindi potremmo anche tradurre, non vi era un uomo che servisse il suolo. Quindi vedete, questa realtà negativa dice che effettivamente manca che cosa? Manca una relazione, non c'è niente. Dio sta sopra, fa questo giardino, Adamo non c'è ancora, e vedete che la relazione è indicata da che cosa? Dal fatto che qui dice che è tutto brutto, c'è ancora la steppa, l'erba non era germogliata e non c'è un uomo che servisse il suolo, quindi è un giardino incolto. È un giardino dove ci sono cespugli, c'è erba, ci sono rovi, ci sono spine. È un giardino non vivibile, non bello, perché appunto non c'è un Adamo che servisse questo suolo. Attenzione, perché tutto questo sta dicendo una cosa, che manca una relazione. Lui sta sopra, c'è questa realtà, e l'uomo non c'è ancora che servisse il suolo. Vi ricordate quando prima abbiamo visto il libro dell'Esodo, Mosè, tramite Mosè dice, fa uscire il mio popolo e questo sarà il segno, voi servirete Dio su questo monte, servirete come relazione, che non è un servizio di schiavitù, poi vedremo in che senso il servizio che poi il Signore ci chiede. Quindi potremmo dire che in questo versetto 5, vedete, la creazione di Adamo indirettamente è indicata come termine di relazione. Quindi Adamo sarà creato perché? Per entrare in relazione con Dio. Vi ricordate il catechismo che ci insegnavano di Pio X? Per qual fine Dio ci ha creati? Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi nell'alto in paradiso. Che indica che cosa? Una relazione tra noi e questo Dio. Quindi qui la creazione dell'uomo indirettamente è già indicata in termini di relazione. Questo giardino così, vedete, quando arriverà poi, è una steppa, quando arriverà Adamo, metterà ordine in questa steppa e appunto qui ci sarà questo giardino che poi sarà un giardino coltivato. Com'è possibile la relazione? Il giardino che vedete adesso è coltivato. Per descrivere la relazione, l'autore sacro dice una cosa particolare, è molto bella, dice che affinché ci sia un giardino tra me e il giardino della Signora, io che cosa faccio? Devo delimitare il terreno. Devo dire che questa qui è roba mia, questa qui è roba della Signora. Ma lo dico solo verbalmente? No. Che faccio? Faccio una siepe.
alzo una recensione e questa recensione che io alzo dico che cosa? Che questa parte qui è mia e quello che sta fuori è di qualcun altro. Quindi nel momento in cui io inizio la creazione di un giardino, delimito il terreno e il terreno che delimito, io lo delimito con una siepe. Vedete, molte volte lo si usa anche, no, la siepe per non far vedere quello che poi l'altro sta facendo nel proprio giardino. Quindi questa delimitazione di siepe dice che questa qui è cosa mia, quella di fuori non lo so, però questa qui quindi è la cosa mia. Quindi in questa creazione di questo giardino con l'uomo, vedete, si inizia a creare questa sorta qui di siepe. E questo qui è giardino. Sapete il termine ebraico che traduce giardino qual è? Gan, che significa porzione di terra delimitata. Quindi questa porzione di terra qui delimitata è giardino. E sapete la parola Gan, quando la tradurranno in greco come diranno? Paradiso. Quindi il paradiso è una porzione di terra delimitata. E in questa porzione di terra delimitata, paradiso, si muoveranno insieme Dio e l'uomo. Quindi il paradiso non è dove sono gli angioletti, è quelle che vediamo alla lavazza, la buccia della lavazza che sta lì. Non è quello. Il paradiso è questo luogo di terra, porzione delimitata, e in questa porzione di terra delimitata si muovono liberamente Dio e l'uomo. Al di fuori, di qua e di qua, non è paradiso. È altro, che noi sapete come lo chiamiamo? Inferno. Quindi l'inferno è il non paradiso. Quindi se in questa porzione di terra delimitata l'uomo e Dio si muovono e questo appunto è il paradiso, evidentemente di qua e di qua manca Dio, se non è il paradiso. Vabbè, quello è lo stato intermedio, però ripeto. Quindi ancora qui per indicare, perché questo qui poi chiaramente tramite questa delimitazione, vedete, è uno spazio protetto. Quindi c'è una protezione in questo giardino. Pensate ad esempio l'abbraccio di una mamma per il figlio, è una protezione per il figlio. Quindi in quell'abbraccio c'è quella protezione per il figlio, in questa realtà di questo spazio protetto. Come vi dicevo prima, così ci è un poco più chiaro, giardino, gan, e questo è un termine ebraico, proteggere, nascondere, difendere. Questo significa giardino in ebraico. In greco, paradiso, porzione di terra delimitata. Questo è quello che noi traduciamo paradiso. Quindi, sia il termine greco, gan, che quello greco di paradiso, connotano l'idea di recinto, siepe di protezione e quindi di relazione. Quando noi, l'immagine, no? Allora qui vedete, è bello il paradiso, lavoriamo un po' con la fantasia, perché tenete presente che per l'uomo orientale non esistono immagini astratte. L'uomo orientale, quando lui descrive, è concreto, quindi ha davanti a sé, tiene proprio quella realtà che lui sta descrivendo, quindi tiene l'immagine di questo paradiso bello. Già ve lo dissi, no? Noi dobbiamo pensare, stiamo nel Medio Oriente, pensate, avete visto in televisione le cose belle che stanno distruggendo l'ISIS, no? Quindi quello deve vedere davanti ai nostri occhi, e quindi il palazzo del sultano, l'oasi, dove sono queste palme, queste realtà così belle. Oppure vi ricordate, no, quando si parla proprio nel libro anche di Isaia, la profezia che Isaia, il lupo dimorerà insieme all'agnello, questa visione proprio paradisiaca, appunto come noi la chiamiamo. E quindi questa è la realtà che tiene l'autore sacro davanti ai suoi occhi. Quindi anche quando noi diciamo il paradiso di Eden, Eden vuole indicare, diremmo noi, qualifica il giardino come che cosa? Eden sa significare abbondanza, opulenza, ricchezza. Quindi il giardino di Eden è un giardino di abbondanza, è un giardino di ricchezza. Nel giardino di Eden non manca niente,
c'è tutto in questa realtà di questo giardino, proprio perché è dato da quello spazio protetto che abbiamo visto prima, dove si muovono queste due realtà, Dio e l'uomo, che appunto costituiscono poi il tutto. Quindi noi, volendo leggere al di là del testo materiale, quando leggiamo quello che abbiamo letto prima, e di dire che cosa è il paradiso, noi diciamo che la storia del paradiso, appunto quella porzione di terra delimitata, è lo spazio di grazia dove Dio e Adamo si incontrano e si muovono. Non per una maniera qualsiasi, cioè che ognuno poi fa quello che vuole, ma bensì c'è un mutuo rispetto di ciò che è proprio del creatore e di ciò che è proprio della creatura. Ora ci chiediamo, che cos'è proprio del creatore e che cos'è proprio della creatura per potersi muovere? Perché vedete, fin quando io, come si suol dire, mi conosco e ti conosco e quindi ci conosciamo, sappiamo quali sono ciò che mi compete e ciò che ti compete, le cose vanno bene. La confusione nasce quando io non so che cosa mi compete e cosa ti compete. E quindi, come si suol dire, quando si invertono i ruoli e uno passa poi al posto dell'altro e lì poi non ci capiamo più. Il proprio di Adamo qual è? Adamo è stato plasmato a partire dal suolo. Quindi Adamo non si è dato l'esistenza da solo. Adamo è stato chiamato all'esistenza. Da che cosa? Dal suolo. Vi ricordate quando Dio prende poi dal suolo e aver accolto nelle sue narici il soffio di vita. Quindi Dio dal suolo fa quasi questo pupazzetto, poi soffia nelle sue narici e Adamo diventa un essere vivente. Quindi questo è proprio di Adamo. Chi è Adamo? Un essere plasmato e che ha accolto nelle sue narici il soffio di vita. Senza una di queste due cose Adamo non ci sarebbe, perché qui sarebbe solo un pezzo di terra, solo questo sarebbe un essere spirituale. Sono le due cose che costituiscono l'uomo, quindi questo essere tratto dalla terra, però in quella terra ha ricevuto lo spirito vitale. Il proprio di Dio qual è? Il proprio di Dio viene indicato con l'immagine dei due alberi che noi abbiamo lì nel giardino, se vi ricordate. E quindi il primo albero è l'albero della vita e vuole dire che è Dio, in quanto solo da Lui procede il soffio che dà la vita agli altri. Quindi se Lui può dare la vita agli altri, vuol dire che Lui possiede la vita. Quindi è immortale. Quindi il proprio di Dio qual è? Quello di essere immortale e che appunto dà la vita agli altri. E inoltre l'immagine del secondo albero della scienza del bene e del male designa Dio come il solo a cui compete disporre, regolare, normare la vita che da Lui procede, e c'è in forza di quella conoscenza che egli ha delle creature. Attenzione, l'albero della scienza del bene e del male. Siccome Dio, come dice qui, no, è solo che conosce le sue creature, perché appunto Lui gli ha dato l'alito di vita, è Lui che ha creato. Quindi in forza di questa conoscenza che Lui ha, può disporre, può conoscere, può sapere e può regolare, normare la vita che da Lui procede. Una mamma che a casa mette sul fornello la pentola con l'acqua calda e il bambino piccolo che va lì vicino e se la può tirare addosso e la mamma l'allontana, la mamma è cattiva, non lascia il figlio libero, o la mamma è saggia? Però dice, però intanto ha minato la libertà del figlio, perché il figlio poteva liberamente andare verso, sì, poteva sì liberamente, però che succedeva? Che valeva, si buttava la pentola addosso e poi si brucia, e che mamma sarebbe stata? Quindi siccome la mamma ha una conoscenza che il figlio in quel momento non ha, limita il figlio, sembra una limitazione, però che cos'è? È una vita ancora di più che sta dando al figlio. Quindi non è una limitazione, ma è una conoscenza che la mamma ha e il figlio non ha. Quindi, l'albero della vita, perché da Dio procede la vita. Albero della scienza del bene e del male, perché Dio è l'unico che, come diciamo noi, è onnisciente. Noi non siamo onniscienti, con tutta la buona volontà. Possiamo avere tutte le lauree di questo mondo. Però vedete, poi alla conoscenza perfetta e piena non arriveremo mai. Un giorno, quando andremo in paradiso, allora certe cose ci saranno svelate, ma su questa terra purtroppo siamo limitati e quindi non arriveremo mai a questa realtà. Che succede? Dopo che l'autore sacro ha descritto, passa a descrivere la funzione dell'acqua all'interno del giardino, perché voi sapete, affinché ci sia un giardino e il giardino sia bello e florido, c'è bisogno di acqua.
E quindi l'autore descrive: e un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva ed era in quattro capi. Il nome del primo è Pison, esso circonda tutta la terra di Abila, dove vi è l'oro, e l'oro di quella terra è molto buono, vi è l'obdelio e la pietra di Onice. E il nome del secondo fiume è Gicon, esso circonda la terra di Cus. Il nome terzo fiume è Idekel, Tigri, esso cammina a oriente di Assur. Il quarto fiume è Prat, Eufrate. Vedete che di questi fiumi noi qualcuno li conosciamo, ad esempio il Tigri e l'Eufrate, degli altri gli studiosi hanno visto sulla latina geografica, però non li hanno rintracciati. Quindi ancora una volta, vedete, l'autore sacro non è che ci sta facendo la geografia, ci sta dando delle indicazioni teologiche, cioè ci sta svelando, ci sta dicendo il cuore di Dio, il desiderio di Dio, il piano di Dio, il progetto di Dio, dove Dio ci vuole portare. Diceva Sant'Agostino: attenzione quando leggiamo la Bibbia, perché la Bibbia non ci dice come è fatto il cielo, la Bibbia ci dice come si va in cielo. Quindi se noi vogliamo trovare nozioni di geografia o di astronomia nel libro della Bibbia, sbagliamo, la Bibbia non è questo libro. La Bibbia è il cuore di Dio che ha scritto, si è rivelato completamente se stesso. Quindi vi dissi già la volta scorsa, si è fatto il messo alla luna, a noi non cambia niente, però sapere che lui è il creatore, questo per noi è importante. Un'immagine chiaramente, vedere l'abbondanza di questa grazia che irriga il giardino, quindi l'irrigazione poi al giardino. E Adonai Elohim prese Adamo e lo fece dimorare nel giardino di Edene perché lo servisse e lo custodisse. E Adonai Elohim comandò Adamo dicendo: di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangerai, perché nei giorni in cui ne mangerai dovrai morire. Allora, prima il narratore si è fermato a descrivere il giardino, e abbiamo visto questo giardino, un luogo di protezione, di opulenza, di abbondanza, questo giardino costruito in favore, poi fatto in favore di Adamo. E adesso ci dice una cosa molto bella: dopo che Dio, Adonai Elohim, ha rizzato questa siepe e ha plasmato Adamo, che cosa fa? Lo prende e lo mette nel giardino. Quindi provate a immaginare la scena: prende quest'Adamo che è fuori dal giardino, perché ha costruito il giardino, ha rizzato la siepe, non c'era Adamo che ancora coltivasse, prende Adamo e lo mette nel giardino. Io ho udito il mio popolo che ha gridato verso di me nella schiavitù, io sono sceso per liberare. Quindi non è che Adamo 4-4 e se n'è entrato nel giardino, perché Adamo non ha la proprietà di poter entrare nel giardino, perché non è suo il giardino. Qui c'è bisogno che il proprietario del giardino lo faccia entrare nel suo giardino. Dio ha piantato questo giardino, prende Adamo che è fuori dal giardino, lo prende e lo mette nel giardino. Attenzione, la domanda è sempre quella: perché celebriamo l'Eucaristia? Perché evidentemente ci rendiamo conto, l'anticipo così, per collegarci, che forse noi stiamo fuori dal giardino e l'Eucaristia ci mette forse nel giardino. Relazione, spazio protetto dove Dio e Adamo si muovono, ognuno però rispettando il proprio. Quindi prende Adamo, vedete, dicono gli studiosi che questo verbo prese è un verbo che quasi violento, ti prendo quasi con la forza, non è una presa leggera, è come se Dio prende Adamo con la forza, perché si trova al di fuori di questo giardino di relazione. Lo prende e lo mette in questo giardino. Quindi lo fa uscire da quella schiavitù che è fuori dal giardino per metterlo in questa realtà bella, opulenta, poi lì del giardino. Qui con un'immagine, Dio appunto che sta prendendo questo uomo e lo mette di là. E quindi lo fa, dice il testo, lo fa riposare nel giardino di Eden. Quindi Adamo lì dentro dimora. Dimora perché riposa? L'abbiamo detto, perché lo custodisse. Attenzione, noi abbiamo travisato questa realtà, perché noi del giardino ce ne siamo serviti. E anche qui noi il giardino molte volte l'abbiamo violentato, non l'abbiamo custodito il giardino di Eden. Noi lo sappiamo, c'è quell'espressione, no? La terra dei fuochi nella quale viviamo. Questa terra dei fuochi, chi l'ha ridotta così? L'abbiamo ridotta noi. Noi che eravamo i custodi di quel giardino, non l'abbiamo violentato quel giardino. Non ce ne siamo preoccupati, non ci siamo interessati.
È vero, noi potremmo, nessuno di noi può dire io personalmente non ho fatto niente, ma noi non possiamo dire non ho fatto niente. Perché vi ricordate, c'è un peccato, si chiama l'omissione. Lo diciamo nel credo. Ho peccato in pensieri, parole, opere e anche in omissioni. Cioè di quello che avrei dovuto fare non l'ho fatto. E voi pensate, io ricordo l'anno scorso il nostro vescovo, in omelia del mercoledì delle ceneri, invitava la comunità a prendere questo impegno per la Quaresima, all'attenzione, all'ambiente, anche con un piccolo gesto. Però da pensare quante volte, penso a tutti quanti succede, no? Stiamo con la macchina e una macchina davanti a noi apre il finestrino e buttano la carta giù, qualche volta si vede che buttano di tutto. Noi che facciamo? Bussiamo così, abbiamo la possibilità. Altre volte può capitarci così che diciamo, che posso fare? Non faccio niente, pazienza. Oppure scostumati, diciamo che sono scostumati così. Però vedete, è come se non ci interessasse poi alla fine. A casa mia è pulito, però già fuori casa mia, dici, quello poi è fuori, non è mio, non passa manca pagava. E noi invece pure quello è mio. E quindi il giardino, il Signore ci ha presi perché lo coltivassimo, sempre più bello. Anche attraverso la nostra opera, perché Adamo deve coltivare, custodire questo giardino. Certo, può prendere anche i frutti da questo giardino, deve anche mangiare, deve sostenersi anche da questo giardino, però è chiamato a coltivarlo, a custodirlo. E qui abbiamo il comando negativo. E Adonai Elohim comandò Adamo dicendo: di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai dovrai morire. E qui compare il comando negativo. Attenzione che ho messo qui sotto, perché nel capitolo 3, al versetto 3, dove si parla del peccato originale, mangiare è uguale a toccare, perché lì troveremo toccare, che dice qui, è uguale a mangiare. Quindi nel momento in cui tu lo tocchi, nel momento in cui lo mangi, e chiaramente per toccarlo e mangiarlo tu devi stendere la mano, lo devi prendere. Vedete il verbo prendere. Dio prende Adamo, lo prese e lo mise nel giardino. L'uomo con la donna prenderà il frutto, quindi stenderà la mano verso il frutto, lo prenderà. Dio prende e mette nel giardino. L'uomo prende e dove si trova? Fuori dal giardino. Capite? Ecco. Perché celebriamo l'Eucaristia? Sembra un discorso un poco strano, però faccio vedere, vedete, uniamo insieme i pezzi. Perché celebriamo l'Eucaristia? Spazio protetto, luogo nel quale Dio e l'uomo si muovono. Dio che però pianta il giardino, prende l'uomo, lo mette dentro, l'uomo prende il frutto e si ritrova fuori. Ma come? Al versetto 16 ha detto: di ogni albero del giardino tu ne puoi mangiare. E noi fateci caso, che vediamo? Però gli ha detto che quello poi non lo deve mangiare. Perché noi siamo fatti sempre così, fateci caso. Di 100 cose, quell'una poi noi andiamo a vedere. Se ve lo dico poi dopo è fatto. Riuscite a vedere questa, fate finta che questo qui non ci sia. Vedete questa parete qui? Mi sapete dire cosa c'è su questa parete? Come niente. No, fate finta che non ci sia l'armadietto. L'interruttore della presa. Lo vedete tutti? Quindi c'è l'interruttore. E il resto della parete nessuno lo vede? No, va bene. Però voglio dire, vedete, noi vediamo l'interruttore qui, però non vediamo tutto questo qui che è bianco, diciamo così. Così siamo fatti noi. La presa, va bene. Voglio dire che intanto quella cosa la vediamo, però non vediamo poi tutto quello che sta intorno. Allora, qui degli alberi potrei mangiare, ma dell'albero è quello che vedete, proprio quell'albero lì. Chiaramente c'è una maledizione qui. Nel giorno in cui ne mangerai dovrai morire. Attenzione, qui non si fa riferimento a una morte fisica, ma qui si fa riferimento a una morte di relazione, già che Dio in questo giardino stipula la relazione,
E se tu in questo momento è una morte di, alla relazione, moriamo alla relazione, i bambini dicono scompagna è morte, dicono i bambini, no? E vedete, questo proprio rende questo. La morte alla relazione con il tuo Signore che ti ha preso e ti ha messo in questo giardino di opulenza dove puoi mangiare tutto quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Dopo questo inizia tutto un lungo racconto, lo terminiamo, alla ricerca di una compagnia per l'uomo, la creazione della donna. E disse Adonai Elohim, non è cosa buona che Adamo sia solo, farò a lui un aiuto adatto a lui. E plasmò Adonai Elohim dal suolo tutti gli animali della steppa e tutti i volatili del cielo e li condusse ad Adamo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo Adamo avesse chiamato gli esseri viventi, quello sarebbe stato il loro nome. E chiamò Adamo con nome tutti il bestiame, i volatili del cielo e tutti gli animali della steppa, ma per Adamo non fu trovato un aiuto adatto a lui. E fece cadere Adonai Elohim un sonno profondo su Adamo e si addormentò. E prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. E costruì Adonai Elohim la costola che aveva presa ad Adamo una donna e la condusse ad Adamo. E Adamo disse, questa volta è osso preso dalle mie ossa e carne presa dalla mia carne. Questa sarà chiamata donna perché dall'uomo essa fu presa. Perciò abbandonerà l'uomo suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua donna e saranno una carne sola. Vedete, l'abbiamo letto un poco così, però se l'avessimo letto con un po' più di passione avremmo visto che tutto culmina, questa parte qui, verso la creazione della donna. E in pratica c'è questa sorta poi di crescendo, vedete, prima di tutto è bella l'affermazione che fa il Signore, non è bene che Adamo sia solo, cioè l'uomo non è fatto per essere da solo. Già ve l'ho accennato la volta scorsa, noi viviamo in relazione, siamo nati per vivere la relazione con un'altra persona, perché è l'altra persona che ci fa esistere. Da solo noi non capiremo, non scopriremo mai di esistere da soli. È un altro che in un certo qual modo mi chiama all'esistenza, mi fa rendere conto che io esisto proprio grazie alla differenza che poi c'è tra me e lui. E quindi avete visto il potere che ha Adamo, vedete, su tutti gli animali che il Signore li crea e glieli porta a lui. E Adamo impone il nome a tutto il bestiame. Imporre il nome significa essere Signore. E se io ti do il nome, vuol dire che io conosco la realtà. Conosco questa realtà, quindi ti do il nome. Quindi in un certo qual modo, conoscendoti, ti domino. Ecco perché il nome di Dio, quando Mosè dice al Signore, ma tu come ti chiami? E il Signore dice, non puoi sapere il mio nome. Perché tu non puoi conoscere e sapere fino in fondo la mia identità profonda. Perché altrimenti tu poi potresti dominare. Quando faranno poi il vitello d'oro, vi ricordate? Perché si metteranno il vitello d'oro. Facci un Dio che noi possiamo, lo mettiamo davanti a noi. E di questo Dio facciamo fare quello che vogliamo noi. Quindi Adamo impose il nome così, ma non fu trovato un aiuto adatto a lui. È bello qui, no? Dice, vedete, perché il Signore fa addormentare Adamo? Qui dice, fece cadere un sonno profondo su Adamo e si addormentò. Poi dice, prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Lo siete mai chiesti perché il Signore è qui? Mentre fa gli animali, non lo fa dormire, invece quando crea Eva, invece poi lo fa dormire. Quindi era un'anestesia. Sapete perché? Perché quando Dio crea, nessuno assiste. Infatti, in tutti i passi dove il Signore lui crea, nessuno assiste, nessuno vede Dio che crea. E se vi ricordate, quando Gesù risorgerà dai morti, non c'è nessuno. Lo vedono risorto, ma non l'hanno visto risorgere, cioè in quell'atto della nuova creazione. Quindi Adamo non può assistere a Dio che crea, perché nessuno può assistere all'atto creatore di Dio. E quindi c'è questa sorta di sonno profondo. Poi lo vedremo, anche quando Dio farà l'alleanza insieme ad Abramo, pure lì un torpore cadde su Abramo. E Dio poi si manifesta, camminerà in mezzo all'alleanza agli animali lì. Poi Erichus, e Adamo poi si sveglia e se la trova lì davanti. E quindi poi c'è questo canto, dicono gli studiosi che questo è il primo canto d'amore che è registrato nella storia. Questa volta è osso dalle mie ossa e carne della mia carne, si chiamerà donna perché dall'uomo essa fu presa. Già ve lo disse la volta scorsa, nel fatto della costola, la costola, vedete, sta a centro dell'uomo, non è dai piedi perché la donna non è schiava, non è dalla testa perché la donna non si deve insuperbire, ma è dalla costola, quindi la parità
che c'è tra l'uomo e la donna. Sarà chiamata donna e quindi ci fermiamo qui, va bene? Così ci fermiamo, lasciamo con questa immagine qui. Dalla donna, lui Adamo ed Eve sta dormendo, il Signore la chiama all'esistenza dalla costola e quindi lei viene chiamata poi all'esistenza. No, non c'è bisogno dell'applauso, l'applauso me lo fai dalla fine, se me lo meriterò poi alla fine. Leggiamo l'ultimo versetto, così finiamo il capitolo 2, perché la prossima volta inizieremo il capitolo poi 3, il peccato. Dice l'ultimo versetto: ed erano entrambi nudi, Adamo e la sua donna, erano arrossivano. Attenzione, perché con questo versetto l'autore vuole dire che c'è tra l'uomo e la donna, col fatto di essere nudi, è un'immagine che sta usando a indicare che cosa? Che c'è una relazione bellissima. Vedete, quando succede qualcosa, noi tendiamo a nasconderci, quando facciamo una brutta figura, tendiamo a metterci un poco da parte. Quindi la nudità, noi lo sappiamo, no, è la parte più vulnerabile dell'uomo. E tanto è vero che se succede qualcosa, teniamo pure un vestito rotto, pure così, tendiamo pure così inavvertitamente di coprirci. E poi immaginate se stiamo con un lenzuolo e se rompiamo sul lenzuolo, super automaticamente noi andiamo a coprirci, no? Perché indica quella parte dove siamo più deboli, la nostra nudità. Allora qui invece, con questi immagini, cioè, erano tutti e due nudi e non provavano vergogna. C'è cioè, quella perfetta propria relazione tranquilla, pacifica, tra loro due, non solo, ma anche tra loro due con il Creatore, perché questo Creatore c'è, non è che è assente, come dopo crederanno. È presente e quindi c'è questo massimo di relazione e di tranquillità e di serenità tra questa prima coppia, anche con insieme al loro Creatore, in questo spazio delimitato di opulenza, di ricchezza e di abbondanza. Se c'è qualche domanda, dovete essere voi bravi a collegare un po' tutte le cose insieme, perché possono sembrare slegate oppure non c'entrano niente, però vedete, facendo poi piccoli riferimenti, le cose poi si uniscono, le colleghiamo. E poi, come sempre, il quadro sarà chiaro poi più verso la fine. Sì. Allora, noi avremmo dovuto fare una premessa che io non la feci la settimana scorsa e spero di non scandalizzare nessuno, siamo persone adulte. I primi 11 capitoli della Genesi vengono chiamati racconti mitologici. Ora, noi occidentali, quando pensiamo a un mito, pensiamo che sia qualcosa, un fatterello, una cosa falsa, una cosa finta, una cosa che viene raccontata così. Il mito invece indica una realtà vera che si pone in un momento particolare della storia ed è a fondamento di tutte le altre cose che poi noi diciamo. Quindi questo racconto è un racconto mitologico che dice sì una verità, ma non una verità proprio così scientifica o come così strutturata. Quindi effettivamente qui in questo mito sta raccontando come all'origine c'è la mano di Dio che ha creato l'uomo e ha creato la donna. Allora, il fatto della creazione della costola, perché serve a dire che c'è perfetta uguaglianza tra i due. Quindi l'autore, per esprimere l'uguaglianza, ha pensato alla costola di lei. Se avesse detto la donna come schiava, avrebbe detto dai piedi. Quindi ha usato l'immagine della nudità per indicare questo perfetto equilibrio di relazione tra i due. Sì, perché attenzione, nell'iconografia i vestiti indicano degli attributi. Allora, attraverso il vestito, siccome l'uomo e la donna abbiamo detto, quelli che ricevono l'essere di vita, l'essere, il soffio vitale, è tratti dalla terra, dalla polvere, invece Dio, anche attraverso il vestito, sa di indicare le prerogative stesse di Dio, la sua divinità, la sua essenza. Lui, da lui viene la vita, attraverso anche i colori del vestito. Sembra, noi questo purtroppo l'abbiamo perso. Le icone, sembra, quello non è un'icona, però le icone, ad esempio,
vengono scritte, non vengono dipinte. Anche se dipinte, però gli ortodossi dicono che un'icona è scritta perché attraverso anche i colori, quello è un trattato di ideologia. Perché quindi il tanto è vero che noi, se vi ricordate, nel figlio prodigo, il padre dice una cosa, rivestitelo a indicare la dignità. E in base a come stava vestito, solo il camice, il cingolo, la toga, il mantello, a indicare poi un'identità particolare. Nell'Apocalisse si dice che c'è la donna che è vestita di sole. Quindi se il sole è Dio, quella donna vestita di sole è vestita da Dio stesso, è vestita dalla presenza stessa di Dio. Tant'è vero che noi diciamo poi a un'altra donna piena di grazia, piena completamente dell'amore di Dio. Ecco perché quindi Dio è vestito. Ha un'importanza, sì, ha un'importanza. Infatti, da come sono vestito, se io vedo, adesso non più, però prima, perché adesso si usa il caschetto, no? Pure i muratori, però un muratore che cosa metteva in testa? Quel foglio fatto di giornale, e quindi lo capivo che era il muratore. Ad esempio, io dalla casula che capisco che quello è un presbitero, dalla dalmatica capisco che è diacono. Quindi l'abito mi permette di cogliere anche la dignità della persona. Di identificarlo. Vero che l'abito non fa il monaco, ma aiuta. No, dicevo, la morte lì certamente non fa riferimento alla morte fisica. La morte è entrata nel mondo, sì. Sì. Sì, però teniamo presente una cosa, che noi non abbiamo nessuna certezza, perché anche nella Bibbia della Gerusalemme lì sta scritto e sta evidenziato, che il riferimento lì, tu ne morirai, non fa riferimento che senza peccato l'uomo non sarebbe morto. Sì, infatti perciò la non relazione, perché la non relazione che cosa vuole indicare? Tu... Esatto, la relazione vuol dire io sono Dio, quindi sono io a decidere che cosa è bene e cosa è male per me, come vuole fare il bambino. Ma certamente poi c'è anche riferimento alla morte fisica, però voglio dire... Nella chiave come stiamo leggendo noi, in vista dell'Eucaristia, di cui non dimentichiamo una cosa, che quando noi commettiamo il peccato, noi diciamo una rottura di relazione con Dio, la identifichiamo con la morte. Relazione con Dio che si rompe, ma anche relazione con i fratelli. E tanto è vero che poi parliamo anche di resurrezione poi, tramite il peccato che porta alla morte, con la riconciliazione anche poi quella pienezza di vita che poi ci viene donata. Esatto, infatti con il battesimo la vita è già iniziata in noi. Dal fonte battesimale noi non andiamo verso la bara, dal fonte battesimale noi andiamo verso la pienezza di vita. Perché con il battesimo siamo morti già al peccato. E quindi affinché questa vita di Dio, attraverso anche l'Eucaristia, germini sempre più in noi. Dopotutto, in un certo qual modo, l'Eucaristia è quella che in noi ci ricorda ciò che è iniziato nel battesimo. E nel battesimo cosa è iniziato dall'altro? La figliolanza con Dio. Questo lo vedremo più avanti, perché Gesù poi è morto sulla croce. Perché era necessario, dice lui, quando parlerà con i discepoli di Emmaus, stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che Cristo sopportasse tutte queste cose? Allora dovremo poi capire, lo vedremo man mano, in che senso quella... Sì. Il fatto che l'essere umano, rispetto a tutta la creazione, alle creature, abbia
dobbiamo tutto dire che Adamo e Dio si muovono nel giardino, fermo restando però il proprio di Adamo e il proprio di Dio. Perché la relazione, poi lo vedremo, con la relazione che inizierà con Abramo, una relazione che non è mai alla pari, non può essere alla pari, perché lui è il creatore e noi siamo le creature. Quindi quel quasi, bisogna fare attenzione un poco a quel quasi, che l'uomo ha in mano la vita sua, sì, però ha in mano la vita sua avendo sempre come riferimento il datore della vita. Allora il fatto è con noi di... A un certo punto della storia, vedete, c'è una relazione che un poco diversa fatta proprio con Mosè. Perché mentre con Noè, con Adamo e con Abramo, Dio pone una relazione di unilaterale, cioè lui che pone la relazione, all'uomo non chiede nulla. A Mosè, al popolo, invece chiede qualcosa. E chiede una sola cosa: se volete ascoltare la mia voce. Quindi il popolo, per vivere di quella vita, è chiamato ad ascoltare la voce del Signore. Non ascoltando quella voce si porrà al di fuori poi di quella relazione. Perché se il patto che lui faranno è io ti dico e tu ascolti, allora viviamo il patto. Io ti dico e tu non ascolti, il patto non lo stiamo più vivendo. E quindi è quel capriccio del bambino che vuole tirare giù la pendola. Può anche succedere che per una cosa la mamma si è allontanata e il bambino si butta la pendola addosso. Qui non è la distrazione quando arriva il peccato, non è che Dio si è distratto, e facciamo, non voglio dire questo, quindi non è, il peccato non è una distrazione di Dio, quindi poi è entrato il peccato. Sì, allora, il giardino è aperto. Quando, nel momento in cui abbiamo parlato del giardino che è delimitato, perché noi dovremmo parlare di lettura prospettica, in pratica, però lo vedremo dopo il capitolo 3, ve l'anticipo adesso. Quello che noi diciamo che è all'inizio, noi vedremo che invece è alla fine della storia, non è all'inizio. Cioè l'autore ci sta descrivendo all'inizio quello che sarà la fine. Perché questo giardino che vediamo all'inizio, è quello che sarà la fine della nostra vita. Tanto è vero che nel libro dell'Apocalisse, sapete come termina l'Apocalisse? Con il giardino. E la Gerusalemme Santa si trova in mezzo a questo giardino. Quindi devo dire che quello che io leggo lì, che è posto all'inizio, è quello che io mi troverò alla fine. Allora in questa realtà di relazione, poi lo vedremo, che effettivamente, quando è che Dio ha preso Adamo? Quando Adamo era schiavo del faraone in Egitto. Quella è la condizione storica. Quel brano che abbiamo letto poi all'inizio, ho udito, ho ascoltato. Quindi è lì che Dio prende Adamo, che si trova fuori. Che Adamo chi è? È Israele, che è il figlio primogenito di Dio. E quindi Dio che vede il suo Adamo, il suo figlio, Israele, il popolo, che si è reso schiavo. E leggerà, dice, ma perché siamo schiavi? Voi dovete sapere che il libro della Genesi non è il primo libro che è stato scritto, è il primo libro che abbiamo, ma non è il primo libro che è stato scritto nella Bibbia, è un libro che è stato scritto dopo, quando gli israeliti, trovandosi in una situazione, sono chiesti, ma perché noi siamo schiavi? Perché noi siamo stati deportati in Babilonia? E all'improvviso hanno prodotto una riflessione dove hanno detto, evidentemente è successo qualcosa, e questa cosa che è successa, dove si pone? All'inizio. E quindi il capitolo 2. Evidentemente tra questo creatore e la creatura c'è stata una frattura. E l'uomo quindi è. E poi ancora prima, poi hanno detto, c'è stato quattro cose ancora prima, che ha creato, e quindi la creazione fosse il primo giorno, il secondo giorno. Il capitolo primo viene dopo il capitolo 2. Però non avrebbe senso leggerlo dopo, capite? Perché infatti sono due mani, due racconti di creazione diverse. Il primo capitolo dice una creazione, il secondo capitolo dice un'altra creazione. Quindi l'autore sacro, lui non è che sta lì a vedere, noi lo teniamo in ordine cronologico, scusatemi, non cronologico, in ordine di fatti, di come sono così andati, ma non solo in ordine però cronologico, l'autore sacro non interessava questo.
Quindi quando descrive effettivamente di questa realtà, di questo giardino chiuso, per indicare che cosa? Non il fatto che Dio ha chiuso, ha precluso a qualcuno, no, ma per indicare che questa chiusura, diciamo, relazione, rapporto con Lui, è quello che dà la vita. Da questa relazione con Lui però nessuno è escluso. Cioè, quindi non abbiamo limiti, dobbiamo rafforzare il rapporto. Esatto, sì, è proprio in quel senso qui. Chiedo scusa, è come quando siamo nei comandanti, diciamo, non uccidere. Lì che cosa sta dicendo in positivo? Difendi la vita, ama di più la vita. Qui diciamo, quando noi abbiamo il comandamento negativo, vuole evidenziare ancora di più il positivo. Sembra l'altro giorno nei Vangeli si leggeva: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Gesù non sta dicendo che dobbiamo dare i nostri genitori o le nostre famiglie, ma sta ponendo ancora di più l'accento sull'amore, è vero, però che si capisce come, non omettendo prima verso l'amore verso lui, da lui poi trova senso e significato anche l'amore verso i figli, verso l'amore genitori. Quindi lo rafforza ancora di più quell'amore. Della conoscenza del bene e del male. Noi quando mettiamo di dimenticarci qualche volta di Cristo o di che ne so, di omettere di praticamente non darci la comunione la domenica nel paradiso della Chiesa, e cioè perdiamo questa relazione con Dio. Questa è una domanda bellissima e importantissima. Non adesso non abbiamo il messale qui. Nei testi, perché noi dobbiamo imparare ad ascoltare i testi che il sacerdote pronuncia, perché il sacerdote pronuncia quei testi a nome nostro, già l'ho detto altre volte, e quando noi diciamo amen, stiamo dicendo amen a quello che lui ha detto a nome nostro anche. In quei testi, nell'orazione dopo la comunione, fa sempre riferimento, Signore, adesso non dico una così, Signore, a noi che abbiamo partecipato al tuo convito, concedi di, e poi chiede qualcosa. La domanda è questa. A noi che abbiamo partecipato al tuo convito, quindi a quelli che non hanno partecipato, come anche un'altra cosa. Noi la volta scorsa poi accennavamo, perché ci fu chi poi colse la domanda, no? Quando dice, e a noi che mangiando di questo pane e bevendo di questo calice, concedi che? Quindi concedi a noi che abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, quelli che non è concesso. Io non posso dire di essermi saziato perché ho visto il pane che sta sulla tavola. Io mi sono saziato perché ho mangiato il pane sulla tavola, non perché ho visto. La comunione non è visiva. Noi lo vedremo. Il primo motivo per cui Gesù si offre per essere mangiato. Sapete come nasce poi l'adorazione eucaristica, la comunione agli ammalati? Nasce proprio da questo. Siccome poi c'erano gli ammalati, quindi si conservavano alcune particole da portare agli ammalati. Nel momento in cui si conservavano, si faceva l'adorazione. Ecco perché noi abbiamo la riserva eucaristica. E all'inizio della storia della Chiesa, la riserva eucaristica non stava nel tabernacolo. Sapete dove si metteva Gesù le ostie che avanzavano, per intenderci? In sacrestia, in un armadio, senza nessun segno di rispetto. Quindi l'armadio, si metteva l'ostia qui dentro e stava lì. Quando poi bisognava portare l'ammalato, il sacerdote andava, la pigliava e la portava all'ammalato. Quindi non c'era il lumino, non c'era la genuflessione, non c'era l'adorazione. Poi dopo, purtroppo, con Lutero, con la riforma, la controriforma, così si è, e si è passato al lato opposto, che dal motivo primo della comunione non si fa più la comunione, e vedete, nascevano le grandi processioni eucaristiche. Il Santissimo è esposto per 40 ore, le adorazioni, e sugli altari le candele, così, E quindi, anziché avvicinarci a Gesù, ci siamo sempre più allontanati da Lui. Gesù è là sopra, non sono degno, e quindi più abbassiamo la testa per non vedere perché eravamo indegni, battiamo il petto così, e lui là. Cioè lui che è venuto perché ha ascoltato per la relazione, noi invece, lo sappiamo che non siamo degni, lui perciò è venuto. Non sono venuto per i sani, ma per i malati, ha detto lui. E noi invece ci siamo sempre donati più da lui. A chi viene negato, anche qui come il fatto della recensione, no? Del no, a chi viene negato affinché lui possa capire di poter rientrare di nuovo al banchetto eucaristico? No, non è la sua vicinanza,
Ma mi devo chiedere perché, però perché mi sono perché mi è stato posto il divieto? Perché se l'unico che può discernere il bene e il male è lui, allora in quello vuol dire che in quel momento c'è tu fai capa mi. E quindi ho bisogno anche di, tra virgolette, del salutare castigo in vista poi dell'essere redento. No, non è che si ferma la misericordia, perché noi dobbiamo dire un'altra cosa pure importante. Dio non è legato ai sacramenti. Dio ci raggiunge come vuole e quando vuole. Ricordatevi gli incontri fatti l'anno scorso. E abbiamo detto che però i sacramenti sono quei segni visibili che ci dicono la realtà invisibile. Cioè sono quelle realtà attraverso il quale io posso, attraverso i quali io posso comprendere appieno qual è l'amore di questo Dio verso di me. Però Dio può arrivare a me anche non attraverso il sacramento, perché, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, persone che non conoscono Dio, persone che non hanno ricevuto l'annuncio del Vangelo, sono escluse dalla salvezza. No, dice il Concilio Vaticano, se rispondono rettamente alla loro coscienza sono vicini a Dio. Perché effettivamente c'è una legge all'interno dell'uomo, che il creatore stesso mette quella legge. Ora, se effettivamente una persona che, facciamo un esempio, così è divorziato. Divorziato non può accedere alla comunione. Si è fatto il sinodo sulla famiglia, abbiamo ascoltato in televisione in questi giorni, però adesso le cose stanno così. Quindi non può accedere. Il divorziato comunque non è che non è più figlio di Dio, continua ad essere figlio di Dio. Per un segno, perché il divorziato ha posto un segno col sacramento, e nel sacramento che ha posto il divorziato, lui si è reso segno della presenza di Dio, fedele all'alleanza, che lui non ha mantenuto questa alleanza. Quindi non è, nel momento in cui Dio l'alleanza la mantiene sempre perché è fedele alla sua alleanza, tu col divorzio stai dicendo che Dio non è fedele alla sua alleanza, tu come segno, però Dio resta fedele a quelle alleanze che tu hai poste. Ora tu cammini, vuoi camminare anche attraverso la tua penitenza per poterti poi riconciliare, ricongiungerti col Signore. È vero, dice, ma io però intanto a lei mia moglie non la lascio perché comunque poi l'amo, la seconda moglie, quella dei divorzi, dice non l'amo. E vabbè, insieme camminiamo. Incamminiamo attraverso che cosa? Attraverso anche il desiderio della privazione. No, però scusa, se desiderio della privazione. Sono privato, perché anche in questo poi dico un'altra cosa. Io credente devo comunque, la Chiesa è sempre madre, non è madrigna, anche se mi dice no. Quindi colgo che la Chiesa mi sta dicendo no in questo momento, però la prima a soffrire fosse la Chiesa a dirmi di no. E quindi però continuo a camminare con la Chiesa anche nel dovermi privare di questa realtà. E se però nel mio cuore io cerco il Signore, lo cerco veramente, il mio cuore, il Signore sarà come puoi raggiungermi. Signore. No, allora signora, la non partecipazione ai sacramenti è solo chi si risposa. Ah, solo chi si risposa, sì. Una persona che subisce il divorzio oppure la separazione, oppure due persone che vivono la separazione ma che non passano nuove nozze, possono fare la comunione tranquillamente. Il creatore quasi insegue la creatura con le varie alleanze del tempo, e non gli basta più con l'ultima alleanza, ma adesso la figlia dice adesso non gli basta più, voglio che tu sia qualcosa in più del creatore, deve finire che è inedito. Sì. Ed è una cosa, un crescendo di misericordia e di amore verso la creatura. Sì, forse non abbiamo ascoltato purtroppo, però sì, ha detto una cosa bellissima.
Piglio solo questa frase qui, poi dopo eventualmente la riprendiamo la prossima volta. Dio che è alla ricerca appassionata della sua creatura. E questo non lo dovremo mai dimenticare. Dio è appassionato dell'uomo e ci ricerca in tutti i modi possibili e immaginabili. E diceva che effettivamente, se leggiamo la storia della salvezza, è un crescendo di alleanza che Dio fa con l'uomo, fino ad arrivare all'alleanza massima, summa per eccellenza, quella appunto di Gesù Cristo, dove ha mandato suo figlio, dove ci ha detto tutto quello che ci poteva dire. Che cosa? Che nel figlio ci rende figli, quindi siamo veramente suoi figli adottivi. Questo poi lo vedremo la volta prossima, quando parleremo della nuova identità di Dio, che è quella di essere in relazione. Non deve passare a nuove nozze, non deve, no, perché se convive esatto, ma se già uno adesso, anche un convivente senza essere sposato, lo sappiamo, è un concubino. È perché il matrimonio è sempre valido. Sì. È perché la persona comunque che ha subito, che vive, quindi effettivamente la sua fede, coglierà anche quella realtà come un momento di sua santificazione, perché non lo dimentichiamo, il matrimonio è via di santificazione alla persona. Signore, sono lo stesso, sono... Sì, sì, sì. Bene, ringraziamo il Signore anche per stasera, per le cose belle che Don Maurizio ci ha detto. Il prossimo appuntamento è il 12, se non erro. Il 12. No, quale 12 dice? No, adesso, un secondo solo, subito ve lo... Don Antonio, il 12, giusto? E vedi un attimo, io ci ho segnato il 12. 12 novembre, sì. Sarebbe giovedì prossimo. Però nel frattempo che facciamo la preghiera, poi conferma Don Antonio se c'è qualcosa o così. Bene, ringraziamo il Signore di tutta questa ricchezza che abbiamo e che veramente il Signore ci faccia stare, ci possa far stare tutti quanti all'interno di questo giardino che è la celebrazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Amen.